per far contente le vostre mogli o fidanzate regalate un Trilogy, noi per farvi felici vi regaliamo la trilogia degli internazionali d'Italia. Benvenuti al terzo e conclusivo round dell'edizione 2018. Come vedete siamo a Mantova, uno dei principali centri del Rinascimento e patrimonio dell'UNESCO, con un forte influsso della famiglia Gonzaga fino al 1700. Nel 2017 Mantova si è aggiudicata anche il primo posto nella classifica delle migliori città italiane per qualità dell'ambiente e della vita. Ma a noi quello che interessa è che abbia un tracciato di motocross di altissimo livello, dove quest'oggi veder disputare l'ultima prova di questi internazionali d'Italia 2018 Selle della Valle Series. Siamo partiti 3 settimane fa dalla Sardegna, da Riola Sardo, per poi spostarci in Sicilia, a Noto, e quest'oggi si arriva nel continente per veder concludersi questo che è il campionato di riferimento per quanto riguarda il prestagione. Ci vedete in cabina di commento, io sono Marco Gualdani, al mio fianco c'è Alfredo Bevilacqua, team manager della squadra Honda Red Motor Asso Motor. Ciao, benvenuto. A tutti. Grazie dell'invito. Come sapete non bastiamo noi, ma serve per fare un lavoro di altissima professionalità anche il supporto dalla pista, e come sempre c'è il nostro pit reporter d'eccezione Lorenzo Resta che ci aspetta. Lore, ci sei? Ciao! Ci sono, Marco, ti sento forte e chiaro. Siamo qui davanti alla griglia di partenza da dove partirà la manche della MX2 tra pochissimi istanti. Piovigina, come probabilmente sapete, vedete anche voi, e fa freddo, è umido, c'è vento, ma loro sono qua pronti a dare il loro meglio. Ti ridò la linea, Marco. Grazie Lorenzo, buona giornata e buon lavoro. Come vedete sono impegnati in pista i ragazzi della MX2 per svolgere il loro giro di ricognizione. Direi di andare a conoscerla meglio, il tracciato città di Mantova, che ovviamente il motocross conosce a menadito, però è stato aggiornato e modificato in maniera abbastanza profonda dai ragazzi della Offroad Pro Racing, che ovviamente sono gli organizzatori assieme al motoclub mantovano Tazio Nuvolari di questa grandissima gara. Vediamo la cartina con fondo sabbia, lunghezza 1950 metri. Siamo on board con Alessandro Lupino, che per iniziare ci inquadra subito la schiena di Antonio Cairoli. Giro on board registrato questa mattina durante le prove di qualificazione, quindi non vi disturberanno queste piccole macchie di fango, che sono ovviamente la prova tangibile che il lupo si è buttato in pista con gli altri, come ovviamente sempre fa. Vediamo questa, che è una delle parti più modificate, con questo triplo salto che offre però una doppia scelta largo stretto. Il lupo è andato stretto, abbiamo visto questa mattina qualcun altro fare delle scelte diverse, poi il classico panettone di Mantova che va perimetrale alla tribuna naturale, dove sono assiepati tantissimi personaggi del pubblico, nonostante appunto il tempo sia leggermente inclemente. Più che la pioggia, quello che fa un po' la differenza è la forte umidità. Parte centrale del tracciato città di Mantova, che Alfredo conosce molto bene, essendo tu la sede del tuo team qua vicino. Qui hai consumato un sacco di componenti, forse ci hai speso anche dei soldi. Sì, in questa pista è dista dalla nostra sede 40 minuti, perciò è molto valida per provare, per far allenare i piloti. Fra l'altro è un terreno che ci consente di fare i test o gli allenamenti anche in condizioni estreme, tipo oggi, perché è sabbioso e pertanto anche con le piogge, soprattutto nei periodi invernali, si riesce ad utilizzare come tracciato. Una pista tecnica, e come dicevo il fondo è sabbioso, perciò si riesce ad utilizzare in condizioni particolari, anche se oggi ho potuto notare che sta un attimo uscendo la parte dura, che è subito qualche centimetro sotto la sabbia. Però vedo che i piloti si sono adattati molto bene, faccio anche complimenti per il nuovo tracciato, perché è veramente stato curato in tutti i dettagli. Tracciato realizzato da Mauri Del Barba, abbiamo visto le modifiche con il famoso triplo che è diventato un lungo panettone, e poi sono comparse 4 waves alla fine del primo ferro di cavallo. Per il resto più o meno ricalca quelle che sono le caratteristiche tipiche del tracciato città di Mantova, che tutti i piloti conoscono, essendo stato anche questo il teatro di ben 9 Gran Premi ospitati nella storia dal 1991 fino al 2016. Lo ricorderete, quello bellissimo in cui Tim Geiser e Antonio Cairoli se le dettero di santa ragione, e tutto lascia pensare che anche quest'oggi ci siano le premesse per fare altrettanto, dato che il pilota sloveno
in forze al team HRC, debutta quest'oggi, fa la sua prima gara stagionale, ovviamente parliamo di Team Geyser, che sarà a confronto con Tony Cairoli, con Romain Fèvre, con Jeremy Van Orebeck, con tutti i protagonisti della classe MX1, che vedremo però più tardi, perché come annunciato, come sempre del resto, ad aprire il programma del pomeriggio sono i ragazzi della classe MX2. Questa mattina il più veloce è stato proprio il pilota del team HRC di Giacomo Gariboldi, Calvin Vlaanderen, che avevamo già conosciuto a Riola Sardo. Secondo tempo per lo spagnolo Iker Larrañaga, un po' a sorpresa oserei dire, forse spinto e facilitato da un terreno evidentemente a lui congeniale. Terza posizione per un redivivo Davy Puties, poi Alvin Ostund quarto, Samuele Bernardini quinto tempo per lui, davanti a Facchetti, Lapucci, Cervellin, Rubini, Lesiardo decimo. Alfredo, il primo italiano è solo al quinto posto, viste le gare precedenti potevamo forse aspettarci un po' di più? Sì, sicuramente potevamo aspettarci di più, pensavo in Bernardini ancora una prestazione diciamo sottotono, in Sardegna era partito anche benissimo e poi è calato, probabilmente patisce un attimino l'inverno e anche l'infortunio subito l'anno scorso e la successiva operazione. Comunque questo è il primo test pre-mondiale, perciò è anche giusto non rischiare il 101%, perché i piloti in gara sono sempre oltre il limite, perché tutti vogliono ben figurare, pertanto è anche giusto un attimo salvaguardare il proprio fisico e anche la moto, perché domani devono partire le moto per l'Argentina e la settimana successiva partiamo tutti per andare al primo podio mondiale, perciò è anche giusto un attimo tenere un piccolo margine per evitare problemi per tutta la stagione. Il leader del campionato Maxime Renault con la Yamaha SM Action targata 959 sulla quale è stampata la tabella rossa è stata non velocissima questa mattina, soltanto il quindicesimo tempo per lui, che a questo punto è chiamato a fare una manche di tutto rispetto davanti se vuole contenere le ambizioni di un Michele Cervellin che ha soli 5 punti alle sue spalle in campionato e potrebbe davvero approfittarne, forte anche del fattore campo. Sappiamo che Michele insomma è cresciuto abbastanza da queste parti, si è allenato più e più volte, ha corso tantissime gare qui a Mantova, e poi questa quindicesima posizione di Maxime Renault denota forse un certo nervosismo, a meno che i problemi non siano altri. Cercheremo di capire quale sarà il suo avvio in questa fase. Li vediamo schierati col 44 Lesiardo, 747 Cervellin, c'è poi il numero 46 di Puties con il 22 Facchetti, 10 per Vlaanderen, 3-2-1 per Bernardini, via via tutti gli altri, ed eccola lì la tabella rossa 9-5-9 di Maxime Renault, conquistata la settimana scorsa in Sicilia, dove ha fatto una gara assolutamente incredibile andando a vincere con uno stile assolutamente di riferimento. Come vedete gli ombrelli sono aperti e la pioggia sta cadendo in maniera piuttosto pesante su un fondo, Alfredo, che tu ci avevi già detto essere piuttosto duro come base. Questa pioggerellina forse crea una situazione un po' di scivolosità, perché quando piove sul duro non assorbe poi troppo. Assolutamente sì, purtroppo il terreno, come dicevo, con questa pioggia sta peggiorando, però questi piloti sono praticamente tutti professionisti, perciò sono molto esperti ad adattarsi al nuovo terreno e alla nuova tipologia. Sì, ecco, per me sarebbe una sensazione come quando esco dalla doccia con i piedi bagnati sulle piastrelle, per loro probabilmente una condizione assolutamente naturale sulla quale andare a confrontarsi nella maniera più giusta possibile. Vedremo se Renault riuscirà a portare a casa questo campionato, vedremo se invece sarà beffato da Michele Cervellin, vedremo come si comporterà anche Hunter Lorenz, che però essendo assente insomma cercherà di difendere il suo terzo posto da casa, Samuele Bernardini quindi potrebbe approfittarne con il quarto posto, c'è poi anche Alvin Ostund da non sottovalutare. Via la bandiera verde, 15 secondi al via della finale della classe MX2, signore e signori, è ora di correre, iniziamo a rompere il ghiaccio con la terza e ultima prova degli internazionali d'Italia Selle dalla Valle Series. 5 secondi al via, giù la testa ragazzi, mai lo sguardo, partiti! Controlliamo chi va a centrare il Just One All Shot, ci sembra scattato bene proprio Alvin Ostund che va a girare largo e conquista
la partenza al comando, c'è un grosso mucchio che coinvolge anche diversi protagonisti, abbiamo visto anche Cervellin non cadere ma partire piuttosto indietro, quindi fase accesissima questa all'inizio con Östlund, davanti dovrebbe essere poi Ravera e Tristan Charbonneau con il numero 5, quarto potrebbe essere la onda numero 10 di Calvin Vlaanderen, via via poi tutti gli altri, cerchiamo di capire chi è rimasto coinvolto, magari Lorenzo Resta se ci puoi aiutare a darci almeno i nomi più importanti, soprattutto per capire se è stato sgomberato il piazzale di partenza. Comunque si riparte da questo pilota che già a noto era scattato davanti, aveva provato a fare l'andatura, Alvin Östlund, che conosciamo molto bene, è uno dei protagonisti del mondiale MX2, che però deve dimostrare anche di riuscire a tenere fino alla fine. Lorenzo, resta a te. Sì, eccoci qua, siamo proprio accanto alla partenza, purtroppo è andato giù Samuele Bernardini, all'inizio ha creato un grosso mucchio, Gianluca Facchetti è caduto insieme a lui ma è riuscito a ripartire, purtroppo la brutta notizia per la tabella rossa che è rimasta coinvolta, è ripartito penultimo, il piazzale di partenza è sgomberato, non ci sono conseguenze fisiche per nessuno dei piloti caduti, però un mucchio enorme di piloti all'inizio che sicuramente condizionerà l'andamento della gara. A te Marco. Vediamo proprio il replay, Lorenzo, hai visto giusto, è stato Samuele Bernardini, incolpevolmente ovviamente suo malgrado, a innescare questa carambola. A questo punto, Alfredo, dobbiamo fare due gare, dobbiamo cercare di seguire due gare, quella davanti per capire chi fra Alvin Östlund e almeno in questa fase Calvin Vlaanderen si possano portare la propria moto sotto la bandiera a scacchi, e l'altra in visione campionato con Renault che deve recuperare una brutta partenza, anche però Cervellin ci sembrava non essere scattato benissimo, però ovviamente non essendo caduto si è avvantaggiato molto. Vediamo al primo passaggio come sono le posizioni soprattutto del nostro pilota azzurro per capire se abbiamo delle speranze. I primi tre sono Östlund, Vlaanderen, Charbonneau, poi Lorenzo Ravera, attenzione perché Vlaanderen rompe gli indugi e si porta al comando con un sorpasso perentorio, inizia a fare l'andatura il pilota della Honda HRC, Van Donnick, poi quinto, poi Edberg, Jacopi, settimo, grande, poi ottavo Larragnaga, Manucci, Furbetta, Lesiardo, decimi, undicesimi, Bertuzzi, Cervellin, tredicesimo con il leader del campionato che passa in 37esima posizione. Alfredo, si mette male per Maxime Renault? Sì, purtroppo sì, come ti dicevo prima, guardando anche il rallenti della partenza e come ti anticipavo, la sabbia di solito non è scivolosa, invece in questo caso probabilmente Samuele ha perso il grip con l'anteriore, gli si è proprio chiuso lo sterzo e scivolato, facendo una scivolata diciamo banale, però essendo ai primi metri ha coinvolto tutti i piloti che lo seguivano, proprio perché il terreno è sabbioso ma la parte sottostante è molto dura e con questa pioggia è diventato veramente abbastanza complicato guidare, soprattutto in un momento di concentrazione come la partenza, che tutti sono concentrati a rubare anche il mezzo metro perché potrebbe essere fondamentale. Inizia a imporre il suo ritmo Calvin Vlaanderen, seguito a ruota ancora però da Alvin Östlund che non vuole mollare, a sua volta spinto da Tristan Charbonneau, poi al quarto posto, eccolo passare qua, Lorenzo Ravera, pilota del team Majora Park, davanti a Brent Van Donnick, via via poi tutti gli altri, cerchiamo di individuare come sono messi i nostri. I primi nomi importanti della classifica sono quelli di Lesiardo, undicesimo, a caccia di un riscatto dopo le prime due prove piuttosto sfortunate. Cervellin, vediamo al prossimo passaggio sul traguardo in che posizione si trova, era transitato al tredicesimo posto, adesso ha il coltello dalla parte del manico, diremo, per gestire questo titolo MX2, ovviamente che arriva anche grazie all'incidente che ha coinvolto Maxime Renault. Cerchiamo a questo punto di aspettare Cervellin, eccolo là, dodicesimo, adesso se fosse un tuo pilota dalla pit lane gli diresti di stare tranquillo? Sì, di stare tranquillo, però sicuramente Cervellin attaccherà ancora perché, come dicevi, i piloti non si accontentano e anche in previsione di vedere il loro limite proprio per il campionato, sicuramente altre posizioni le recupererà, perciò deve amministrare, ma nonostante tutto attaccare ancora un attimo per entrare probabilmente nei primi sette piloti. Renault passa 33esimo, gira nettamente più forte rispetto al gruppetto in cui si trova e si porta appresso Samuele Bernardini che è alle sue spalle, però ovviamente venir fuori dalla coda del gruppo per cercare di raggiungere Michele Cervellin diventa un'impresa titanica. Mancano
20 minuti allo scadere del tempo regolamentare e la manche per il pilota francese è decisamente in salita, quindi facciamo la gara a questo punto sui tempi di Vlaanderen, che nell'ultimo passaggio ha stampato un 1.57.0, circa 2 secondi più veloce di Alvin Ostlund, che ci fa pensare che stia controllando la situazione, stia spingendo, ha fatto forse, eccolo qua, il leader della gara impegnato nei suoi sorpassi. Samuele Bernardini intanto lo ha passato a sua volta ed è qualche posizione avanti a lui. Questo intanto è Davide Cislaghi, che ci giunge notizia si sia infortunato in settimana e che corra con un dito pesantemente fratturato, quindi applausi per lui. Del resto non è la prima volta che vediamo piloti di motocross affrontare le gare nonostante una condizione fisica non ottimale. Davanti direi che non cambia niente, Alfredo. Anche perché i primi piloti che sono stati coinvolti nella caduta adesso sono nelle retrovie, perciò davanti si stanno un attimo, stanno correndo in maniera molto fluida senza contrastarsi uno con l'altro, perciò allungano in maniera tranquilla e a questo punto anche Cervellin potrebbe, ecco adesso ha già fatto un altro sorpasso, potrebbe tranquillamente superare altri piloti. Purtroppo devo intuire, anche se non l'ho visto, che il mio pilota forato, perché in questa manche anche Alberto Forato, che corre per la prima volta col 2.50, è stato attardato e penso che abbia avuto un attimo di problemi in quella maxi caduta iniziale. Alfredo, allora Calvin Vlaanderen, pilota Honda HRC, nuovo acquisto di questa neonata squadra sotto l'ala di Giacomo Gariboldi. Sappiamo che la moto ha ricevuto un importante upgrade tecnico con la testa bialbero dopo praticamente un sacco di tempo di Unicam, praticamente dall'inizio del progetto CRF Honda ha sempre puntato sulla distribuzione monoalbero. Da quest'anno si cambia tutto, te lo chiedo perché tu hai Honda, come l'hai trovata questa moto anche alla luce delle novità della ciclistica, del telaio, delle sospensioni, e da team manager di una squadra del mondiale, come la vedi in ottica non soltanto amatoriale ma anche racing? Ma sicuramente la Honda in questi anni ha investito molto nella 450 e ha ottenuto anche i frutti sperati. Nella 250 ha fatto un sostanziale cambiamento con questo motore, ci voleva, perché anche la 250 è una categoria sempre molto ambita, soprattutto in ottica anche per gli amatori e per gli appassionati che fanno i campionati minori. Questo è un nuovo motore, porta il 250 sicuramente al top come altri marchi. È una moto molto nuova, perciò noi team HRC è già da un anno e mezzo che ci lavora, noi sono arrivate da poco, perciò c'è da lavorare, da migliorarla, però il motore standard e la ciclistica hanno fatto un netto passo avanti rispetto al 2017, perciò è una moto che durerà minimo 3-4 anni, perché Honda i grossi stravolgimenti, cambiamenti li fa ogni 4 anni, perciò qui c'è da lavorare, ma parti da una base nettamente alta e molto performante. Per chi non lo sapesse, insomma, facciamo un ragionamento spiccio della tecnica: il monoalbero, essendo da solo poverino a gestire il lavoro delle valvole, offre una maggiore coppia, ma poi in alto è limitato da un regime di giri che non può sostenere. Con il bialbero si gira più in alto, perché avendo una doppia possibilità si può spingere un po' oltre il motore, anche a regimi 14, 13, 14 mila giri, che sono moltissimi. E tutto qua, insomma, per una 250 che si guida a manetta, e più scendi con la cilindrata più devi salire anche con regime dei giri. Infatti il limite grosso era proprio quello, un limite tecnico del numero di giri della 250. Adesso invece hai acquistato molto in alto, bisognerà lavorare per adattare un po' le esigenze dei piloti a un nuovo motore con una nuova concezione, perché chi è abituato a Honda ovviamente ha un'erogazione differente, però ripeto, quando ci sono i cavalli riesci sempre a ripartirli per le varie esigenze, il pilota che vuole usare la moto quasi al limitatore, il pilota che invece la vuole usare ai bassimi regimi. Il problema è quando la moto non è performante, che allora devi investire molto di più per farla andare. L'investimento comporta spese di denaro, i team magari sono supportati da sponsor, ma in ottica dell'utente medio ovviamente è un aumento di costi. Le immagini vanno sul secondo in classifica, Alvin Ostlund, pilota svedese in forze al team Yamaha SM Action Motoclub Migliori, che ha vinto la scorsa prova proprio con il pilota Maxime Renault. Quest'oggi c'è una Yamaha davanti, ma
probabilmente il team manager avrebbe preferito che fosse quella del leader del campionato. Alfredo, a te. No, stavo guardando Michele Cervellin, che speravo in una ripresa più rapida, perché purtroppo all'italiano le gare sono anche relativamente corte. Pensavo, ecco, adesso ha staccato un buon tempo, perciò evidentemente il giro precedente ho avuto un sorpasso che non gli è riuscito subito e ha dovuto perdere qualche secondo, invece adesso ha abbassato, perciò come dicevo prima è nono, potrebbe ancora assolutamente 2-3 posizioni scavalcarle. Cervellin che quindi si mette in scia a Morgan Alesiardo, che davanti a lui gira anche piuttosto bene, 58,8 sì, per il campione europeo 2017 a confronto del 57,5 del leader della gara, non è per niente male. Qua siamo in una grossa battaglia, perché Lorenzo Ravera intanto zitto zitto è andato a guadagnare il terzo posto superando Bandonic e Larragnaga, che sono alle sue spalle, soprattutto Charbonneau che era terzo e ora è passato al sesto posto. Quindi abbiamo un italiano per il momento sul podio, non è uno di quelli che ci saremmo aspettati prima del via, però è una buona notizia, il che dimostra un ventaglio piuttosto ampio in questa MX2 che ha un nome in più. Lesiardo sta girando veramente forte, perciò può tranquillamente arrivare nei 5, perché il ritmo è veramente alto in questo momento. Spero anche Michele riesca a trovare il feeling col terreno, perché questa pista la conosce, come dicevi tu prima, molto bene, in quanto anche la loro sede del team è relativamente vicina ed è una pista che usi in tutte le condizioni. Perciò Michele sicuramente, a parte i piccoli cambiamenti nel tracciato, non dovrebbe avere difficoltà a trovare le giuste traiettorie. Aspettiamo ancora un giro 2, vediamo se riesce ad abbassare per fare magari Lesiardo e Cervellin una battaglia sul filo del rasoio. Tanto la grafica ci mostra il gap di Vlaanderen nei confronti di Alvin Ostlund, costantemente in crescita, è quello che ci si aspettava e ci si aspetterebbe da un pilota targato Honda HRC. Qui siamo nella pancia del gruppo con Lesiardo, con il numero 44, che sta agguantando il gruppetto a ridosso del podio, quindi possiamo sognare in grande. Anche Cervellin, eccolo qua, è leggermente più staccato rispetto a Morgan, ma potrebbe anche avere la forza e la velocità per andarlo a riprendere. Alfredo, ci dispiace tanto dirlo, però Michele non è un fulmine in partenza ed è un demonio quando poi si tratta di fare delle rimonte. Anche a Noto è venuto fuori nel finale, quando addirittura gli altri sono calati, lui ha dimostrato anche di avere una buona forma fisica. Quindi, scherzando un po', visto che si sta mettendo benino, diremmo che è quasi una condizione normale per lui, ecco, dover venire fuori da una partenza non felice. Sì, Michele poi è anche un pilota che ha già disputato dei mondiali, perciò è abituato a manche da 30 minuti, 35 minuti, perché con i due giri, mentre Lesiardo viene dall'europeo, anche se ha fatto qualche apparizione nel mondiale, perciò le manche sono relativamente più corte. Michele ha il vantaggio che negli ultimi giri potrebbe dare il suo 100%, però rimangono ancora 11 minuti solo e deve recuperare 6 secondi su Lesiardo, che in un tracciato così non sono immediati, però confido in una battaglia tra i due che dovrebbe entusiasmare soprattutto anche il folto pubblico che si è recato oggi, nonostante la giornata, a vedere questa gara qui a Mantova. Allora Vlaanderen, Ostlund, Ravera, Larragnaga, Bandonic, Rubini, Charbonneau, Lesiard, Cervellin, Edberg, questi i primi 10 di questa manche della MX2 in cui si decide il campionato 2018. Abbiamo visto il leader della classifica Maxime Renault rimanere invischiato in una caduta alla prima curva, attualmente occupa la 29esima posizione, assieme a lui anche Bernardini che ora è 23esimo, poi Facchetti che è 24esimo, Alberto Forato, il pilota del nostro Alfredo Bevilacqua, risale qualche posizione, 25esimo. Intanto le immagini vanno su Michele Cervellin. Alfredo, forse Alberto Forato, vista la stazza e le misure, sarebbe più pilota da 4,5.
Questo sicuramente, infatti già anche l'anno scorso gli abbiamo fatto fare il campionato italiano col 4,50, quest'anno siamo partiti a Riola col 4,50, poi abbiamo scelto di fargli conoscere questo 2,50 perché dovrà disputare tutto l'europeo col 2,50. Purtroppo ti devo dire che la settimana scorsa abbiamo fatto dei test qui con lui e Iasikonis e girava veramente forte, quasi a livello di Iasikonis che girava col 4,50. Oggi, anche stamattina in qualifica, continuavamo a chiedergli, non era a suo agio, non si sentiva a suo agio, e Alberto è un ragazzo che se non trova il feeling non vuole rischiare, non riesce ad esprimersi. E l'altro aspetto di Alberto è che è molto fisicamente molto forte, perciò lui subisce meno l'affaticamento della pista e esce negli ultimi minuti. In questo caso la gara, essendo anche un po' più corta, probabilmente farà il suo miglior giro, come ha fatto a Riola 2 settimane fa all'ultimo giro. Andiamo ai box, direi, se Lorenzo Resta è operativo, a sentire cosa ne pensano dalle parti del team Honda Martin Racing Technology. Molto operativo, Marco, sono qui con Maurizio Martin, che è il team manager della Martin Racing Technology. 10 minuti alla fine, Michelino è nono, si sta giocando il titolo dell'Internazionale Italiana classe MX2. Problema in partenza, poi adesso sta cominciando a rimontare un pochino. Sì, la regola di oggi era quella di non commettere errori, stare fuori dai problemi, perché la gara è lunga e bisogna guidare bene e non fare soprattutto errori che ti può costare il campionato. Grazie mille a te, Marco. Grazie, in bocca al lupo a Maurizio Martin. Calvin Vlaanderen sempre davanti, 1:58,9 l'ultimo crono, poi Alvin Ostund a poco meno di 7 secondi, poi Larragnaga ben 23,6, quindi Ravera, Rubini, Van Donnick, Lesiardo, Charbonneau, Cervellin nono, si sta avvicinando al pilota francese, staccato circa 3 secondi, non sarebbero poi neanche lontani Lesiardo e Van Donnick, considerando appunto il finale di manche dimostrato a Noto, soprattutto qui Alfredo, almeno dalle impressioni, poi dalla cabina di commento è sempre facile, rispetto a Riola e a Noto sembrerebbe una pista che richiede un pochino meno di impegno fisico, perché le condizioni non sono poi così male. Sì, assolutamente, soprattutto rispetto a Riola, che ho toccato in prima persona, la pista era veramente messa male. Qui è stata trattata molto bene già stamattina e adesso sta tenendo anche questo meteo, che è inclemente però non è disastroso, perciò la pista è ancora molto praticabile e questi piloti fisicamente sono molto preparati. Attenzione, perché Cervellin suona la carica su Tristan Charbonneau, che si è tolto gli occhiali, l'abbiamo visto gettarli, eccolo qua il pilota francese a volto nudo. Questo succede quando la pioggia è leggermente superiore a quella che ti aspetteresti, e o si finiscono le lenti a strappo oppure il roll off non fa più il suo dovere, quindi via libera al pilota delle Fiamme Oro, Michael Cervellin, che va a cercare una traiettoria interna, cerca di resistere ma fa quello che può ovviamente il francese, che una volta tolti gli occhiali, insomma, è un po' come gettare la spugna, non si riescono più a recuperare le prestazioni che si avevano in una condizione ideale. Questo ovviamente non c'è bisogno di dirlo, perché pioggia, vento, detriti ti finiscono negli occhi e si cerca sempre di preservare il più possibile la vista, a tutto discapito della qualità e la velocità tecnica in pista. Ecco, come vedi anche il tempo di Cervellin è calato, gira in 2,0, perciò rispetto ai piloti che lo precedono ha dai 2 ai 4 secondi. Speriamo che in questi 6 minuti di manche rimanenti possa ancora salire la classifica. Io me la gioco, Alfredo, secondo me fa quarto. Me la voglio giocare. Stefan Rubini è a circa 8 secondi da Michelino Cervellin, mancano 6 minuti e mezzo prima dell'esposizione del cartello dei due giri al termine. Vediamo un po' se riuscirà a onorare così tanto la sua prestazione in pista e in campionato, o se potrebbe benissimo accontentarsi, ecco, anche di questa posizione, e che gli renderebbe merito per aver corso in queste prime 3 gare del campionato nella maniera più costante possibile. Forse gli è mancato un acuto, però alla fine i campionati si vincono anche con la costanza. Certo, bisogna anche amministrare, perché alla fine bisogna guardare il risultato finale, che è quello importante, perciò ragionerà per non comprare
comprometterlo, però ripeto, non vedo grosse difficoltà per lui per fare almeno altri due sorpassi e cercare di entrare quasi nella top 5. Vediamo gli ultimi 5 minuti che cosa succede, anche perché Michele fisicamente, come dicevo, è preparato per delle manche un po' più lunghe e in piste magari più distrutte. Questo invece gli permette di respirare. Ha già preso l'Esiardo, ce l'ha nel mirino e lì davanti a lui il campione europeo 2017. Guarda che finezza tecnica, hai visto, ha evitato di saltare il primo doppio delle waves, ha fatto soltanto un singolo per poi fare il doppio successivo fra la seconda e la terza, evitando così di mettersi nei pasticci con i canali della rampa del secondo doppietto, potendo anche poi fare una staccata un po' più serena. Ci stiamo avvicinando al gruppetto che lo precede con l'Esiardo Van Donnick, probabilmente anche Ravera non è lontano, seguiamo questa fase con Michelino Cervellin che suona decisamente la carica. Assolutamente, sta guidando anche molto bene, prende le traiettorie pulite senza dover rovinarsi molto il ritmo fisicamente, perché bisogna anche saper cambiare durante una manche, soprattutto quando sono lunghe e quando le piste tendono a deteriorare, trovare le traiettorie che ti consentono di non affaticare troppo il fisico per mantenere sempre il livello dal primo giro all'ultimo abbastanza regolare, perché se segui le stesse traiettorie per tutta la manche vai veramente a mettere in crisi il fisico, le braccia e il fiato e dopo cali troppi secondi. Michele sta mantenendo ancora un 2-1 quando i piloti davanti 2-3, 2-4, perciò capisci che a 3-4 secondi di margine dovrebbe venirgli agevolmente almeno 2-3 passaggi. E ci siamo, lì a tutti e tre vicini, tutti e tre a vista, dovrà essere scaltro a effettuare dei sorpassi fluidi per evitare insomma di far scappare almeno uno di questi. Ravera subisce intanto il sorpasso e l'attacco di Van Donnick, forse anche all'esterno di l'Esiardo, ma di voglia, di forza e di grinta Ravera oggi non ci sta, si riprende subito la quinta posizione. Restiamo su quella battaglia perché è accesissima fra il numero 29 Lorenzo Ravera e il 172 di Brent Van Donnick, che è tornato quinto, eccolo là, l'abbiamo visto, moto nera quella di Ravera con le grafiche del Maggiora Park, mentre sfumicchia un po', sì, la KTM di Morgan, sì, Lesiardo, che viene superato in questo momento da Michele Cervellin, che questa volta le waves le affronta in maniera ortodossa. Non molla Lesiardo all'attacco di Cervellin, lo ripassa all'esterno e si butta poi all'interno di Ravera. Battaglia fra tre nostri rappresentanti, non demorde Lorenzo Ravera, la sorpresa direi di quest'oggi. Sicuramente sappiamo essere un pilota molto molto veloce, però ci fa piacere vederlo là davanti a combattere con due che sono tra le nostre principali risorse per il futuro. Campione europeo 2017 Lesiardo, uno dei protagonisti del mondiale MX2, invece Michele Cervellin, il team Maggiora Park ovviamente è caro a Morgan Lesiardo, che con loro ha corso parte della stagione 2017. Questa volta però non è il momento di lasciarsi andare a sentimentalismi, Lesiardo deve passare e ci prova ancora qui, tirando una staccata a rischio anche di chiusura di sterzo, perché Ravera oggi non ci sta a lasciargli strada, sfumicchia in maniera evidente effettivamente, però non ci sembra che Lesiardo stia evidenziando particolari problemi dal motore così muscoloso e performante della KTM Marchetti. Davanti Van Donnick che sta scappicchiando e quindi bisognerebbe che Cervellin se ne ha iniziasse a tirarlo fuori giro dopo giro per puntare a prendere anche il pilota belga. Una volta, almeno quando era in seno alla Yamaha, era uno dei protagonisti del mondiale, oggi ci riprova per la stagione 2018, è comunque uno dei riferimenti. Attenzione perché alle spalle di Cervellin sta arrivando anche Rohan van de Mosdijk, che potrebbe anche diventare un pericoloso cliente qualora il ritmo qua davanti non si alzasse, non si sbloccassero le cose, potrebbe anche inserirsi in questa battaglia e diventare il quinto uomo di questa sfida. Sono sempre lì a giocarsi traiettorie diverse per vedere chi ha quella migliore, con Ravera che non molla, dimostrando velocità, carattere e un bel po' di nervi saldi. Sì, sicuramente, purtroppo Cervellin è nella situazione peggiore perché ha quattro piloti davanti veloci, deve subire le lenti che si sporcano, le traiettorie tutte incrociate e poi non vuole buttarsi nella mischia, perciò sta amministrando, però sta aspettando anche il momento più opportuno per superare, perché ha perso 3 secondi rispetto al suo limite e, come dicevi,
da dietro stanno risalendo. Attenzione perché Lesiardo ha rotto gli indugi, si è portato così al settimo posto, mentre ancora Cervellin deve cercare di superare Lorenzo Ravera, che si prende un piccolo rischio in quel panettone. Saltano insieme i due protagonisti italiani alle spalle di Lesiardo. Andiamo al suo box a vedere il meccanico di Michele, che ovviamente adesso starà facendo gli scongiuri con tutte le dita che ha a disposizione. Passa Michelino Cervellin, che a questo punto si porta al sesto posto. Obiettivo questa volta di nuovo Morgan Lesiardo per giocarsi la sesta posizione. Là davanti Van Donick ha guadagnato un paio di secondi, potrebbe però ancora essere alla portata dei nostri con il tempo che va scadendo. Dopodiché sarà la volta dell'esposizione del cartello dei due giri al termine, che metteranno fine a questa sfida della MX2 con una trama sicuramente diversa rispetto a quella che ci saremmo aspettati dagli equilibri del campionato e soprattutto quelli di questa mattina nelle prove di qualificazione, però di certo non ci siamo annoiati. Assolutamente, è una bella gara, penso che però a questo punto Michele possa tranquillamente amministrare senza incappare proprio in problemi del... Aspetta, gira largo. Ci prova largo. Cervellin si lancia poi con una maggiore velocità, ma attenzione ancora qui, potrebbe effettivamente, non mi sembra di vedere in lui una condotta di gara aggressiva, da embolo, insomma, da vena chiusa, ne avrebbe del resto tutto da perdere, insomma, è lì, se ce la fa bene, se no va bene. No, in altre circostanze avrebbe affondato in quel punto lì, invece ha amministrato giustamente perché il titolo è importante, perciò condivido la tattica che sta portando avanti. Andiamo davanti con il leader della gara Calvin Vlaanderen, che è già transitato sul traguardo e quindi si è già preso il cartello degli ultimi due giri al termine. Con un occhio, teniamo d'occhio anche il monitor dei tempi per vedere come evolve la questione fra Lesiardo e Cervellin. Sono stato forse un po' troppo ottimista dicendo che avrebbe potuto fare quarto, non me ne vogliono Rubini, Van Donick e Lesiardo, che sono stati evidentemente molto molto bravi. Eccolo qua il numero 10, Calvin Vlaanderen, già protagonista nella gara di Riola Sardo, ha ottenuto un terzo posto alle spalle di Hunter Lawrence e di Paul Jonas, lo ricordiamo, era scattato davanti, ha cercato di fare anche un po' il suo ritmo quest'oggi. Gli altri due non ci sono, e quando i gatti non ci sono balla Calvin Vlaanderen, che sta portando la sua Honda HRC alla prima vittoria della stagione. Sarà un confronto tutto in rosso quest'anno con appunto il pilota di Hunter Lawrence, che è in seno al team di Livia Lancelot. Vedremo come andrà, quest'oggi c'è da festeggiare lui, e prima di farlo però andiamo da Lorenzo Resta dai box. Sì, sono con Massimo Castelli, che è ovviamente coinvolto direttamente personalmente in questa prima vittoria di una 250 HRC in questa Internazionale Italia, con Calvin Vlaanderen che è in testa a un giro dalla fine. Come sta andando questo debutto di stagione? Ma sta andando bene, siamo partiti con la moto nuova abbastanza tardi, però adesso stiamo sviluppando tanti particolari nuovi come Ventuside HRC, e la moto va abbastanza bene e siamo contenti. Potrebbe essere una lotta in famiglia insieme a Hunter Lawrence? Potrebbe essere, speriamo. Grazie, bocca al lupo. Crepi. A te Marco. Ultimo giro per Calvin Vlaanderen, complimenti a Lorenzo Resta per aver fatto parlare Massimo Castelli, che da questo punto di vista è di solito abbottonato peggio di un giapponese, insomma io lo conosco benissimo, è davvero raro che si lasci andare a delle affermazioni. Evidentemente la situazione sotto la tenda del team Gariboldi è più che serena, e più tardi, anzi tra pochissimo, vedremo in pista la loro punta di diamante Team Geyser, che fa il suo esordio quest'oggi nella stagione 2018 per un primo confronto con Antonio Cairoli e con i due del team Yamaha di Michele Rinaldi, Romain Fevre e Jeremy Van Orebeck, più varie ed eventuali, che ovviamente come la TM di Max Nagel e tanti altri piloti. Siamo ormai alle battute finali con Calvin Vlaanderen, che convince, ha guidato come ci saremmo aspettati da lui, massimo controllo, non è scattato davanti ma ci ha messo poco a guadagnare la prima posizione, linee pulite, insomma la moto mi sembra più che performante. Tutto sì, okay. Assolutamente, l'abbiamo vista anche a Riola, veramente la moto è partita alla grandissimo, perciò ottimo lavoro di Honda e di HRC, e il pilota vedo che la gestisce perfettamente. Ostund secondo, poi la Ragnaga, Rubini, Lesiardo resta ancora davanti a Michele Cervellin, i due sono separati da circa un secondo, quindi stanno ancora evidentemente ingaggiando un duello, sebbene a distanza ravvicinata. Ci verrebbe da dire che
per Michele può anche andare bene così. Ormai siamo al secondo dei tre saliscendi artificiali ferri di cavallo che caratterizzano da qualche anno la pista città di Mantova, modificati almeno nei raccordi fra l'uno e l'altro per questi internazionali d'Italia 2018 selle dalla Valle Series, un impianto ideale per ospitare questo gran finale che vede come protagonista il pilota numero 10, pilota che con passaporto olandese, Calvin Vlaanderen, va a conquistare la prima vittoria del 2018. Complimenti a Calvin Vlaanderen e al team Honda HRC. Seconda posizione, lo aspettiamo sul traguardo, Alvin Ostund che arriva e tutto sommato neanche troppo distante, 8 secondi e mezzo rispetto a uno dei piloti che punta, almeno così vorrebbe la teoria, a fare benissimo nel campionato mondiale MX2. Terza posizione per la sorpresa, la Ragnaga non ha fatto soltanto un giro veloce questa mattina ma si è fatta anche una bella manche a manetta e ha conquistato il gradino più basso del podio. Andiamo sul traguardo se riusciamo per vedere arrivare, aspettare almeno l'arrivo della Honda 747 che sta per festeggiare il titolo della classe MX2. Eccolo lì, lo vediamo scorrere in questo momento con la livrea rossa, quindi sta per arrivare sul traguardo. Michele Cervellini è all'ultima curva, passa in questo momento sul traguardo il pilota veneto che, eccolo qua, diventa il nuovo campione della MX2 degli internazionali d'Italia 2018, bissando un titolo già conquistato nel 2016. Ottimo lavoro per Michele Cervellin e per il suo team Honda Martin Racing Technology. Peccato per il francese Maxime Renault e per il suo team Yamaha SM Action Motoclub migliori, ma non è riuscito a fare meglio del 25° posto, però ci mancherebbe altro. Guardate che cosa è successo al via e in che pasticcio si è infilato, soprattutto anche Bernardini che ha subito l'investitura è un'altra roba, no. da Gianluca Facchetti. E questo è proprio la tabella rossa di Maxime Renault che, insomma, nei suoi piani evidentemente una partenza così disastrosa forse non la sperava. No, assolutamente non l'aveva messo in preventivo. Purtroppo la partenza è sempre il punto più critico in assoluto e lì ti giochi buona parte della gara, perché se parti dietro fai tanta fatica a recuperare e se invece parti davanti e riesci ad amministrare assolutamente il risultato lo porti a casa. Sto cercando di fare i conti, però non mi riescono benissimo, perché tra Bernardini e Ostund c'erano 15 punti di distacco e con questo secondo posto il pilota svedese potrebbe aver anche conquistato la seconda posizione in campionato, beffando così, anzi la terza posizione in campionato, scusate, alle spalle di Cervellini e Renault, beffando così Bernardini per una manciata di punti. Però questo è quello che riesco a fare io con la penna mentre sto parlando con voi. Aspettiamo i risultati ufficiali dell'official timekeeper MGM Timing di Mauro Santamaria, che prontamente arriveranno, soprattutto dopo aver esserci goduti questi highlights che ci portano in questa sfida tutta nostrana che ci ha fatto divertire per buona parte della manche fra Ravera, Lesiardo, Cervellin, Van Donnick, insomma protagonisti che aspettiamo già dal 4 marzo in Argentina per la prima del mondiale MX2. Davanti, come detto, non c'è stata storia, è stato un assolo in rosso per Calvin Vlaanderen. Vediamo se questo inizio di giornata è di buon auspicio per il team di Giacomo Gariboldi, che tra pochissimo schiera in pista il suo pilota di riferimento nella classe regina, team Geyser. Mentre attendiamo le immagini del podio, soprattutto le classifiche finali ufficializzate, vi ricordo che potete interagire con noi attraverso i social, come vedete in sovraimpressione potete mandare i vostri messaggi, i più carini, i più interessanti, i più curiosi saranno mandati in diretta e magari anche commentati dalla cabina. Vi aggiorno anche di un'altra iniziativa che farà arrabbiare gli organizzatori del Gran Premio della Lombardia a Ottobiano, previsto per il 16 e 17 giugno, ma prenderò la colpa io. Qui è stato distribuito un volantino con un'offerta promozionale con un codice di sconto da inserire sul sito ottobianomxgp.com. La parola d'ordine è Mantova, quindi se ve l'ho svelata, sì, se non mi vedrete alla prossima gara sarà colpa degli organizzatori di Ottobiano. Questa doveva essere un'offerta limitata soltanto a chi era presente quest'oggi, però ve l'allargo avendone la facoltà. Aspettiamo ancora di vedere che cosa succede sotto al podio, se Lorenzo Resta, qualche protagonista
può assolutamente disturbarci, e questo invece è il campionato con Cervellin 2 Gento 15 punti, Alvin Ostund 2-0-1, Calvin Vlaanderen 2 Gento, quindi cambia in questo modo la classifica e Cervellin viene confermato nuovo campione degli internazionali MX2. Sì, assolutamente, Michele ha fatto una gara assolutamente bella e ha mantenuto una tranquillità ineccepibile. Penso che la gara dopo potrà correre al 100% senza la pressione psicologica che sicuramente anche lui ha subito in questa manche per cercare di raggiungere l'obiettivo di vincere il campionato. Perciò ne vedremo delle belle assolutamente dopo, quando ci sarà la sfida 250-450, dove i piloti saranno un attimo più rilassati e potranno veramente esprimersi al 100%. Adesso aspettiamo le premiazioni. Dovrebbero arrivare fra poco, mentre è pronto un contributo di Michele Cervellin, giustamente festeggiato per questo titolo. E allora rientriamo con le immagini live, mentre mi è stato passato un pizzino che vi riporto integralmente. Spettatori in contemporanea 11.000, like su Facebook 60.000, soltanto nella prima mezz'ora di trasmissione. Sono numeri assolutamente eccezionali che confermano la bontà del prodotto, dell'organizzazione in pista, ma anche del reparto televisivo, uno sforzo che ha coinvolto la Off-Road Pro Racing, la federazione motociclistica italiana a cura della Provideo di Viterbo. I complimenti ve li farò più tardi, ma ce li meritiamo tutti, così come se li meritano i protagonisti della classe MX2. Olano Larragnaga ha già raggiunto il podio, così come ha fatto Alvin Ostund. Viene festeggiato il vincitore della manche MX2, Calvin Vlaanderen. Arriva anche il team manager Giacomo Gariboldi, ormai un habitué sul podio delle gare importanti, magari un po' meno nella MX2, sebbene insomma sia stato lui a riportare un titolo alla Honda nella classe minore insieme a Team Geyser nel 2015. Assolutamente, un titolo che mancava da tanti anni, tutto meritato, e da lì Giacomo è decollato portandone anche uno nella 450, perciò lavoro ineccepibile veramente ai massimi livelli. Stiamo vedendo Giovanni Pavesi, il presidente del motoclub mantovano Tazio Nuvolari, consegnare le coppe ai primi tre. La più grande va nelle mani di Calvin Vlaanderen, per lui prima vittoria della stagione 2018. Aspettiamo invece Ivan Bidorini, presidente del comitato regionale Lombardia, per la consegna al premio al team manager Giacomo Gariboldi, che avviene in questo momento. Resta da festeggiare il campione della MX2 2018, che dovrebbe salire sul podio fra pochissimo. Eccolo là, maglia Amaranto delle Fiamme Oro, numero 747, Michele Cervellin è il vincitore della MX2 degli internazionali d'Italia Selle dalla Valle Series 2018. Per consegnare il premio della tabella del campione non potevamo avere personaggio migliore che non il presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Giovanni Copioli. Ci sono tutti quindi protagonisti premiati, premianti, grid girl, bellezze, che soprattutto grandi ambizioni e speranze per questa stagione 2018. Ognuno di loro ovviamente parte con la voglia di fare benissimo al mondiale. Direi che in attesa che i piloti raggiungano i nostri microfoni per sentire le impressioni del dopogara, possiamo salutare Alfredo Bevilacqua, che è stato un validissimo compagno di banco per questo inizio di giornata. Grazie mille a voi dell'invito, grazie. Complimenti per l'organizzazione ineccepibile e per la pista.
In bocca al lupo a te per la stagione 2018, sappiamo che punti tanto su Iasikonis nella MX1 che vedremo fra poco in pista, dobbiamo far dimagrire un po' Forato, però insomma lo aspettiamo in 4,5 tra i più forti e quindi buon lavoro Alfredo, grazie. Grazie mille anche a voi, a presto. Michele Cervellin è impegnato nelle foto di rito con la tabella d'oro numero uno di campione della classe MX2, lo rivedremo comunque in pista ovviamente in chiusura di giornata con nel confronto della supercampione che chiude la giornata e che vede a confronto la MX1 con la MX2, almeno per quanto riguarda i migliori 20 piloti per categoria. Dovrebbe esserci già qualche protagonista, però insieme a Lorenzo Resta, a te. Oh, eccoci qua Marco, siamo con Calvin Vlaanderen. Hi Calvin, congratulations for this first... No. Mi sa che facciamo prima la premiazione delle medaglie e poi facciamo le interviste. We do before the... Ok Lorenzo, nessun problema, il bellissimo della diretta, ma giustamente insomma quando si parla di campionato è importante svolgere le operazioni rigorose che prevedono che il protocollo prevede dopo le coppe per la gara, è anche il momento delle medaglie del campionato con quella di bronzo che va al collo di Calvin Vlaanderen, è consegnata ancora dal presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli. Aspettiamo sul secondo gradino del podio Alvin Ostund che soffia un po' il posto al suo compagno di squadra Maxime Renault, che aveva forse ambizioni di conquistarne una. Quest'oggi purtroppo quel pasticcio in partenza lo ha tolto non soltanto dalla vetta della classifica ma addirittura dalla top 3. Eccolo là che arriva, l'abbiamo già abbondantemente festeggiato, Michele Cervellin, per lui il secondo titolo degli internazionali d'Italia MX2 già conquistato la prima volta nel 2016. Noi abbiamo fatto il cambio dell'ospite con un nuovo personaggio qui al mio fianco che conosciamo benissimo ma che non vediamo da un po' nel motocross, Davide Guarneri, pilota del mondiale enduro, che è tornato al suo primo amore a vedere un po' gli altri ragazzi come vanno. E sei contento di essere qua e soprattutto al mio fianco? Ti rispondi di sì, ti prego, oppure sei arrabbiato per non essere in pista? Ciao Marco, ciao a tutti, un saluto a tutti. Sì, no, sono contento comunque di essere qua, ho trovato questa domenica libera, le gare non sono ancora partite per me, abbiamo fatto i test fino a ieri, quindi sono riuscito a venire giù a salutare tutti i miei amici, tutte le vecchie conoscenze e sono qua a guardare la gara. E nei piani iniziali, quelli di novembre-dicembre, c'era anche l'idea per Red Moto di venire a correre, ma il lavoro sulle moto non è stato un pelo più lungo visto che i pezzi sono arrivati un pelo più tardi e abbiamo utilizzato tutto il tempo per preparare la moto per l'internazionale d'Italia Enduro. E noi sfrutteremo tutta la tua esperienza per la Mancia MX1, ma prima andiamo da Lorenzo Resta con il vincitore della Mancia MX2, Calvin Vlaanderen. Yeah, here we are Calvin, finally, sorry for before, for the interview, nice victory, it's the second race of the year for you at the internazionale d'Italia, the first round was for Hunter Lawrence. Now it's your time. It's a good preparation for the World Championship. Yes, for sure. Good preparation. That's why we're here, you know, to get some training in, get some race time in before the World Championship in Argentina in 2 weeks. So, yeah, it was a good race. I got off to a good start and made some quick passes the first few laps and just put my head down, did my thing and ride like I know how to ride. And yeah, I'm happy to take the win here and hopefully have a good second moto with the 450 guys. Sì, dice Calvin, dopo la bella gara di Riola, questa è stata una bellissima mancia, una bella soddisfazione vincere qui. Mancano solo 2 settimane al primo Gran Premio dell'anno in Argentina. Sono riuscito a partire bene, a fare il mio ritmo nei primi giri, a scavare un gap e ho fatto quello che dovevo fare, vince questa gara. Finally we see you with a big smile, that's not so common, and we hear you speaking. Yes, you know, in Riola I was not so happy because I knew I could win and I just blew up my arms and I had some big arm pump, but now I was happy to get out front and ride smooth and
take the win. You know, the first win in a long time for me, and hopefully many more to come this season. Ho detto a Calvin, finalmente li vediamo sorridere con e parlare, che è una cosa non molto comune per te. Dice sì, Ariola non ero molto felice perché non avevo vinto la gara. Qui sono molto contento di averla vinta. Spero che questa sia la prima di tante vittorie quest'anno e che possa essere una grande stagione. Thanks a lot and good luck for the season. Thanks very much. E Marco, ti do la linea e poi avremo Michele Cervellin. Va bene, chiedimela subito quando arriva il nuovo campione della MX2, che sicuramente adesso sarà in preda ai fan e al team che gli staranno facendo tutti i complimenti del caso. Davide, hai visto la gara da fuori, come ti è sembrata? Sì, ho visto la gara da fuori, ho visto che c'è stato appunto questa caduta in partenza che ha tagliato fuori Bernardini e Facchetti e soprattutto Renault, che era il leader del campionato. Sì, diciamo che la gara è stata abbastanza interessante, soprattutto verso metà gara, quando c'è stato quel pacchetto lì tra la terza e l'ottava posizione che si battagliavano, e mi è piaciuto. Andiamo da Lorenzo con Michele Cervellini. Sì Michele, finalmente anche tu con un bel sorriso. Dopo la vittoria del 2016, l'anno scorso ti era sfuggito per un nulla questo titolo. Un bel modo di cominciare una nuova avventura, una nuova stagione insieme al team Martin Racing Technology. Sì, diciamo iniziare vincendo un campionato è sempre di buon auspicio e va bene. Ed è stato un bel campionato, belle prove prima di iniziare il mondiale. Anche sicuramente sai te Lorenzo che il mondiale è lungo e far bene noi guardiamo far bene il mondiale. Adesso non siamo ancora al massimo sia io sia con la moto, però sicuramente cresceremo gara dopo gara. Grazie mille, bocca al lupo per la stagione. A te Marco. Complimenti ancora a Michele Cervellin. Entriamo in pista perché questo metto qua con la tabella rossa numero 222 è pronto a far divertire il tanto pubblico intervenuto al crossdromo città di Mantova. Alle sue spalle ci sono le Yamaha di Van Orebeck e Fevre. Intanto Donatella Ramini ti dà il benvenuto, il bentornato a Davide Guarneri, quindi il motocross non ti ha dimenticato e ci mancherebbe altro. Davide, iniziamo a parlare di MX1, ma prima di farlo ti chiederei come sono le condizioni della pista, che abbiamo visto essere piuttosto bagnata nella gara della MX2, tiene? Ma diciamo che Mantova è sempre un terreno che tiene. Quando piove abbiamo corso anche, mi ricordo, di Star Cross con la neve, e è un terreno che generalmente non hai problemi a girare. Quello che ho visto è che probabilmente in queste ultime settimane deve aver fatto molto freddo di notte, e in certe parti sotto lo strato sabbioso dei primi 20 cm escono delle buche molto dure, dei gradini sui salti. Questa sicuramente è una difficoltà in più, soprattutto sui salti dove bisogna stare un po' attenti, perché puoi buttarlo via la gara e farti anche male in non nulla, diciamo. Ma toglimi una curiosità, perché la domanda forse è stupida e banale, ma vediamo. Ma Mantova è dura o è sabbiosa? Perché parli con le persone e ti dicono sì, sai, è una pista di sabbia, uso la gomma a pala, poi però i canali sono duri, vengono fuori delle buche a scalino, si creano delle condizioni che vediamo tipicamente nelle piste dure, quindi io non ho capito. Ma allora diciamo che la storia di Mantova è di una pista sabbiosa, un po' perché diciamo tanti anni fa c'era più sabbia che ora per vari motivi, e anche perché non c'era questa abitudine a tutti i piloti, sia professionisti che non, andare a girare in Olanda, in Belgio, dove è la terra della sabbia, diciamo. Diciamo che questa era la nostra sabbia. Appunto, questa era la nostra sabbia, e per questo Mantova era denominata una pista sabbiosa. Ora, ai tempi di oggi, dove tutti si allenano, dove si fanno le gare nel nord Italia con la sabbia, quella più pesante, adesso Mantova è una pista diciamo intermedia per l'amatore che gira spesso in regione o in Italia nelle piste più dure. Comunque sia, resta una pista sabbiosa, per quello che tanti amatori quando li chiedi dicono che è una pista sabbiosa. Per il professionista è comunque un intermedio che lavorato, arato, pre-gara diventa con delle caratteristiche da morbido. Infatti la maggior parte dei piloti stanno usando le gomme a pala, le classiche gomme da sabbia, però presenta diciamo il 50% delle caratteristiche delle piste da fondo comunque medio duro, cioè le canali sono abbastanza dure, non si muovono, le buche in uscita sono un po' scalino e ci sono gli scalini all'uscita della rampa del salto. Vedremo se questa condizione favorirà o meno determinati piloti. Possiamo dire che siamo a condizioni intermedie fra la sabbia vera di Riola Sardo e il duro vero di Noto. Questo Mantova li mette un po' insieme.
Sì, sì, appunto come ho detto, Mantova è una pista dove il terreno permette di girare con ogni condizione di tempo, è un fondo diciamo misto sabbioso dove la parte più bassa della pista risulta con delle asperità un po' più da duro dalla parte sopra e gli appoggi si fanno sabbiosi. Vediamo dalla grafica lo schieramento al cancello in base ai tempi di questa mattina, pole position per Antonio Cairoli che ha staccato un 1.50 e 1 davanti a Jeremy Van Orebeck, leggermente più lento ma solo 0.048, terza posizione per Jeremy Van Orebeck, quarto tempo per Tim Geiser 1.52 e 3, poi Tanel Leuk, Maximilian Nagel che rientra dopo l'inghippo di Riola Sardo, poi Arminas Jasikonis, Alessandro Lupino ottavo, Lucas Neuterauter nono, poi José Butrón, via via tutti gli altri, riconosciamo Ivo Monticelli dodicesimo, Zecchina tredicesimo, Recchia 15, poi Pezzuto 17, De Bortoli 19, quindi Ragadini, per scendere e trovare una lunga lista di stranieri con Davide Bonini 31esimo, quindi qualche problema forse per lui, abituato di solito a posizioni ben più alte in classifica. Davide, hai seguito le prime due gare degli internazionali, Antonio Cairoli ha confermato di essere ancora in una forma eccezionale, è ancora l'uomo di riferimento in campionato nella MX1, è davanti, che mancia ti aspetti? Ma sicuramente le prime due gare hanno evidenziato che Antonio ha ancora la forma fisico-mentale dell'anno scorso, dell'ultima era dell'anno scorso dove battagliava con Erlings. Io mi aspetto una buona partenza da suo solito e che imponga il suo ritmo. Sicuramente gli avversari e soprattutto Geiser che devono dimostrare di essere pronti per il mondiale e Fevre e Van Orbe devo cercare di mettergli un po' tra virgolette i bastoni tra le ruote per la conquista del titolo. Eccolo qua Antonio Cairoli osannato dalla collina naturale di Mantova, va a scegliere una posizione al cancello che adesso cercheremo di capire in che direzione si è posizionato, sono i cancelli verdi della bandiera italiana, con l'immagine un po' più larga cercheremo di capire dove si è messo, piuttosto all'esterno direi, Davide. Sì, qua a Mantova di solito originariamente si partiva sempre verso l'interno del cancello, però ultimamente abbiamo visto che negli ultimi anni, che anche dopo i mondiali così, tendono a esserci delle cadute come abbiamo visto nella prima manche dell'MX2, quindi ho visto sia Cairoli che Van Orbeck più o meno posizionarsi centralmente nella griglia di partenza. Mi sembra che ora Fevre sia andato a posizionarsi più all'interno, no, è in mezzo ai due, quindi più o meno diciamo che la scelta un po' dei top rider sta ricadendo verso il centro del cancello, più o meno quello io tenterei, rimanere un pelo più all'interno. Però c'è anche da dire che secondo me hanno i top rider, i primi piloti del campionato hanno un pacchetto moto pilota che è leggermente superiore a quello degli altri e quindi sono abbastanza sicuri di partire nelle prime posizioni. Mi sembra di capire che i primi quattro protagonisti di questa gara si siano messi piuttosto distanti uno dall'altro, forse non è un caso, e non vorrei, Davide, che questa scelta di stare un po' più all'esterno arrivi anche dall'incidente che ha caratterizzato l'MX2, che ha fatto fuori praticamente tutti i piloti all'interno della prima curva. Qui si sta un po' più larghi, si ha una traiettoria esterna più scorrevole, si può fare forse la curva un po' più forte, e se c'è un incidente all'interno chi se ne frega. Sì, no, diciamo che non è tanto perché secondo me sia magari la miglior posizione in generale, però io credo che loro così sono, se partono tranquilli. Bene, sì, se partono bene riescono ad avere una buona linea di entrata, e se magari non partono benissimo e capita un mucchio all'interno riesce comunque a scorrere via nel pacchetto centrale del gruppo. Vediamo, per dire che Lupino, Leoc e altri piloti hanno scelto una traiettoria più interna che se non c'è il mucchio in questa partenza può voler dire magari anche partendo un po' peggio riuscire a scappare via comunque nei primi 10-12, però c'è sempre il problema che un mucchio in una partenza così abbastanza corta, con una curva a sinistra abbastanza accentuata, è un rischio da mettere in conto, e se succede l'interno è dove succede. Allora Cairoli pole position e leadership anche nel campionato davanti
a Van Orebeck, Fevre e Geiser per quanto riguarda i tempi di questa mattina. In campionato invece Cairoli deve avere ragione di Romain Fevre e di Jeremy Van Orebeck, che sono piuttosto vicini. È tutto aperto, abbiamo visto nella MX2 come tutto può cambiare in una sola manche. In questo caso non c'è la regola dello scarto, quindi vengono tenuti buoni tutti e tre i risultati, e ovviamente uno su tre è un bel 33%, fate voi i conti. Insomma, Antonio, se vuole vincere questo campionato MX1 deve star davanti anche qua e deve cercare di domare le ambizioni di Romain Fevre e Jeremy Van Orebeck, così come aveva fatto a Riola, mentre a Noto ha subito l'affronto del francese della Yamaha, che ovviamente punta a ripetere quella meravigliosa stagione del 2015 che lo aveva visto diventare campione del mondo ai danni proprio di Antonio Cairoli. Il cancello è pieno, la risposta dei piloti qui a Mantova è stata incredibile, siamo oltre le 240 iscrizioni considerando la 125, la MX2 e la MX1, un successo annunciato che ovviamente rende merito alla qualità espressa da questo campionato 2018, che è stato un piacere potervi regalare con questa diretta in streaming sul web che non ha decisamente precedenti. Ci siamo, schieramento completato, il race director Gian Domenico Baldi scorre con la bandiera verde per secondi. Alzare i 15 secondi alla partenza della classe MX1. Vedremo chi fra Cairoli, Fevre, Van Orebeck o Tim Geiser, che debutta adesso nella stagione 2018, l'avrà vinta sugli altri. 5 secondi alla partenza, giù la testa, mai lo sguardo, inizia la festa, ci vediamo al traguardo. Bene Geiser, bene Butron, Cairoli. Cairoli al comando, poi il solito Butron e attenzione Geiser che Monticelli cerca di tirargli anche la staccata ma non riesce. Monticelli sembrava partito davanti ma poi ha perso un po' il controllo della sua Yamaha, ma c'è anche Van Orebeck e anche Lupino. E c'è Lupino e c'è anche Romain Fevre, quindi tutti davanti i protagonisti, forse solo Fevre è leggermente più indietro. Antonio Cairoli davanti per il momento ha svolto in una maniera perfetta il suo compito e si porta appresso il campione del mondo 2016 Tim Geiser e l'ambizioso Jeremy Van Orebeck terzo. Davide, partenza entusiasmante. Sì, è stata un'ottima partenza di gara, anche perché visto che c'è Cairoli che ha fatto le prime gare in pratica da dominatore, c'è Geiser che è la prima gara che fa, possiamo vedere subito come gestirà la gara Cairoli e quanto tirerà Geiser. E vedo anche che Fevre e Van Orbeck dietro non sono lontani, appena riusciranno a passare, che penso che ci vorrà magari un giro, non di più, Monticelli e Lupino, fanno un pacchetto di testa che potrebbe rendere la gara veramente interessante. Una gara da non sbattere le palpebre per non perdersi niente. Geiser è già vicino a Cairoli e ha l'intenzione, almeno così sembrerebbe, di andare a rilevare la prima posizione. Sappiamo che i due in questa pista fanno scintille, ci ricordiamo tutti le immagini incredibili del Gran Premio della Lombardia del 2016, quando hanno dato vita a uno dei duelli più belli di quella stagione, se non addirittura in assoluto. Oggi si replica, ci si aspettava questa sfida a Riola Sardo, si è dovuto però attendere un po' di più, arrivare a Mantova per vedere chi dei due in questa fase della stagione è più a posto. Antonio per il momento sembra giocare come fa sempre in queste prime fasi, forse controlla un po' le traiettorie, e Geiser dal canto suo cerca di rimanere attaccato. Antonio, visto che ha spinto il primo mezzo giro, ora sembra guidare un po' come al suo solito, abbastanza leggero. Credo che vorrà vedere un po', provare un po' le forze a Geiser nei primi giri e poi gestirà di conseguenza la situazione. Geiser, da par suo, credo un po' la prima gara, magari i primi giri deve un po' assestarsi e spero che poi restino abbastanza vicini per fare un po' di bagara. Diciamo, questa è la mia visione personale. Attenzione perché Van Orebeck è terzo ed è attaccato alla ruota del pilota Honda, mentre il suo compagno di squadra Romain Fevre è ancora al sesto posto. Non ha avuto ragione ancora di Butron e Monticelli, oppure è successo qualcosa nel primo giro perché ci sembrava che potesse essere davanti, anzi attenzione, lo vediamo là dietro, li ha passati entrambi e quindi in questo momento Fevre guadagna la quarta piazza, ma
si fa subito in salita per lui, perché siamo intorno ai 6 secondi di distacco da Antonio Cairoli. Andare a riprendere questi tre qua oggi mi sa che è piuttosto impegnativo. No, Butron è ancora in quarta posizione, è ancora lì, quindi ha passato solo Monticelli ed è al quinto posto. Saltino in cui si esaltano gli specialisti dello scrub, quello che era il triplo è diventato un lungo panettone. Cairoli si volta, però è sempre lì e ovviamente non potrebbe essere diversamente. Sì, sto vedendo bene Van Orbe che sta chiudendo un po' il gap del primo giro su Geyser, e Geyser sembra perdere leggermente qualcosa da Antonio. È ancora un po' presto per dirlo, perché comunque sia la pista dalle prove cronometrate si è modificata molto, quindi magari c'è chi riesce ad adattarsi meglio e c'è chi invece magari deve adattarsi nel corso della gara. Come abbiamo detto, Cairoli, Geyser e Van Orbeck sono già vicini, c'è Butron che era partito molto bene, adesso è in quarta posizione, vediamo se, e ci danno ancora quinto Monticelli, quindi vediamo Fevre che magari credo che abbia commesso un errore, perché l'avevo visto in partenza comunque già sesto o settimo, riesca a recuperare questi 6 secondi. Abbiamo visto Nazareno Properzi e Michele Lavetti controllare a distanza le gesta del loro pilota Antonio Cairoli, che nell'ultimo passaggio fa segnare il giro veloce 1:55.709 rispetto al 56.2 di Geyser e il 56.0 di Van Orbeck. Butron ancora quarto, quinto Romain Fevre 57.4. Si direbbe che Tonino in questo momento è deciso a dare una scossa alla manche, ed è quello che ovviamente ci si aspetterebbe da lui in questa fase, con Geyser che là dietro non sembra però quantomeno impiccatissimo, ci sembra anzi guidare piuttosto pulito, e sappiamo che la differenza quando il ragazzo spinge si vede. Tiene per il momento sotto controllo Jeremy Van Orbeck alle sue spalle, però non mi sembra un Geyser di quelli che sta stracciando il gas. No, ma anche perché io credo che abbia fatto un po', e spero, tesoro dell'anno scorso, degli errori dell'anno scorso, dove comunque sia dava sempre il 110%, e spesso l'anno scorso, diciamo, gli è andata male e gli ha compromesso la stagione. Ricordo che comunque questa è la sua prima gara, credo che anche il team abbia parlato con lui e dovranno provare, oltre che diciamo il feeling con la moto, anche magari soluzioni tecniche in questa gara prima del mondiale. E io credo che lui sia partito tirando, ma un po' più sotto controllo che come suo solito. Moto di Geyser che arriva in configurazione 2018 definitiva, quella che vedete quest'oggi è la moto che userà proprio nel mondiale. In attesa che si sblocchi la faccenda fra questi tre, andiamo da Lorenzo Resta dai box. Sì, Marco, Giacomo, dicono da studio che probabilmente la scorsa stagione questa irruenza di team gli è costata cara e che per questo quest'anno dovrebbe partire un po' più calmo, un po' più tranquillo. Corrisponde a verità, strategie? Sì, sicuramente penso che gli ha insegnato tanto la stagione scorsa, adesso lo vedo sereno, è la prima gara di stagione, per cui penso che la debba prendere tranquillamente la gara oggi. Grazie mille, a te Marco. Diremmo che Geyser sta seguendo abbastanza alla perfezione le indicazioni del suo team manager, perché resta vicino a Cairoli senza esagerare. Non lo so, sai, se forse basteranno, se nel finale si troveranno a doversi lottare per la prima posizione, magari, ecco, un segnale importante, Davide, te lo chiedo. Ma sicuramente Marco, gara è gara. Questo io non volevo dire e non credo che nessuno gli abbia detto vai piano. Certo. La questione... Tanto la risposta sarebbe stata scontata. La questione è che è una situazione ideale questa un po' per tutti. Perché Cairoli è ideale, perché può fare il suo ritmo, fare le sue traiettorie, può fare i suoi cambi di ritmo, che lui è il mago dei cambi di ritmo. Per Geyser, che è la prima gara, ha una buona partenza al riferimento di Cairoli, che è il riferimento top su tutti al momento e negli ultimi anni, e c'ha comunque dietro Van Orbeck, che è un altro pilota che ha dimostrato le prime gare di essere abbastanza in forma, e poi un bel gap, quindi Cairoli può gestirsi la sua gara, Geyser può gestire la gara di per sé, e facendo anche la gara un po' su Cairoli, quindi si vedrà gli ultimi giri. E Van Orbeck ormai due gare già all'attivo ce le ha e si gestisce la gara sui primi tre, visto che ora come ora vediamo che Fer sia in quarta posizione, ma paga già quasi 9 secondi di distacco dal gruppetto di testa.
Tra l'altro si sta giocando la seconda posizione in campionato, Febbre, come ci mostra la grafica, 2-4-5 contro 2-4-0 di Van Orebeck, che potrebbe anche essere stimolato ad andare a mettere il naso nelle prime due posizioni, con Caroli che arriva un pelino lungo, piccolo brivido per lui, dicevamo di Van Orebeck, che potrebbe cercare di stare con questi due qua per puntare a guadagnare la seconda piazza nel campionato MX1. Controlla la lavagna Antonio Cairoli, Team Geyser è staccato di un secondo e 4 nell'ultimo passaggio, Van Orebeck un po' di più, 3 e 4 a 13 secondi e mezzo invece è la Yamaha di Jeremy Van Orebeck. Ti dicevo, Davide, queste sono gare prestagionali che tu hai corso per un sacco di anni, che servono per mettere a punto il pacchetto pilota moto, servono per capire come si è nei confronti degli avversari. Il fatto che Antonio Arriola abbia dato una lezione di guida e abbia giocato con tutti un po' come faceva Roadrunner con Willy Coyote, insomma, che strascichi ti lascia a livello mentale una gara del genere? E se invece l'atteggiamento è di quello che succede durante la stagione, lo sapremo in Argentina, e gli internazionali pesano ma non così tanto a livello psicologico. Ma per quanto riguarda Cairoli, a livello psicologico io credo che lui sapeva già prima di arrivare a Riola un po' il suo livello, perché comunque in Sardegna c'erano tanti piloti a allenarsi, e ha gestito la gara. Lui, sappiamo tutti che ha un ottimo metodo di gestione gara, di gestione weekend, e non ha avuto problemi in questo e anche nella manche in sé. Per quanto riguarda gli avversari, sicuramente alcuni si aspettavano che andava così forte e altri un po' meno. Diciamo che qualcuno sarà rimasto un po' più sorpreso, ma io credo che comunque sia aspettano tutti l'inizio del mondiale e le piste classiche del mondiale per vedere com'è la reale situazione. Andiamo da Lorenzo Resta. Sì, Alfredo, Marco aveva nostalgia di te. No, in realtà scherzo, ma abbiamo visto Arminas Giannisigonis entrare e riuscire contestualmente dalla pit lane. Cos'è successo? Sì, ha avuto dei problemi con le lenti a strappo. Immagino che nei primi giri, che sono dove il pilota è più nervoso, abbia strappato quasi tutto il pacchetto di tiro-off. È venuto dentro a prendere le alte con il roll-off, perché senza lenti a strappo con questo terreno non fai fatica a guidare. Perciò gli abbiamo cambiato gli occhiali e è ripartito. Grazie mille, Alfredo. A te, Marco. Possiamo vedere ora che Cairoli ha fatto 1.54.3, infatti ha messo quasi 3 secondi 8 tra lui e Geyser, e ha fatto un giro che è quasi 2 secondi più forte degli altri. Credo che dopo l'errore abbia aumentato un po' il ritmo, e si vede anche come guida è cambiato, leggero come al solito, ma è un po' più aggressivo sulla pista, e questo perché secondo me vuole cercare di mettere un po' di gap e rimanere più sicuro nel suo stile negli ultimi giri. Cresce la luce fra la sua KTM e la Honda di Team Geyser. L'analisi di Davide Guarneri è perfetta. Antonio sta spingendo, sta cercando di fare la differenza in questa fase, che è quella di metà gara. Si riscalda quindi il pilota siciliano, la impenna, gioca con la sua moto, mentre Team Geyser in questo momento è un po' più staccato e resta a giocarsela con Jeremy Van Orebeck piuttosto che andare a inseguire il siciliano. Che questo sia l'equilibrio reale di un Team Geyser è tutto da vedere. Ovviamente c'è anche un secondo round, che è quello della finale del supercampione, per capire quali sono gli equilibri totalitari di questa giornata di Mantova. Ovviamente le riprese si spostano sulla sfida fra Van Orebeck e Team Geyser. Van Orebeck, che è già forte di due gare, quella di Riola e di Noto, mentre Geyser debutta qui quest'oggi. Anche questo forse potrebbe condizionare tra virgolette l'andamento del pilota sloveno, che, come abbiamo detto precedentemente, insomma, è a Mantova per fare esperienza e per capire qual è il suo stato a questo punto della stagione, mentre Van Orebeck ha delle ambizioni importanti nel campionato sia dell'MX1 sia della Supercampione. In attesa di vedere come si sblocca la questione fra questi due qua, andiamo da Lorenzo Resta, che ha un altro ospite. Sì, Marco, sono con Cristian Ravaglia. Un ottimo inizio quello di Alessandro Lupino, che tu segui da vicinissimo in quanto tecnico di riferimento. Dici qualcosa di più di Alessandro? Beh, abbiamo lavorato molto sulle partenze, i risultati si cominciano a vedere, parte tra i primi, purtroppo si è spenta la moto al secondo giro, però dai, siamo messi abbastanza bene, la stagione è lunghissima, quindi cerchiamo di stare lontani dai problemi all'inizio per venire fuori bene. Se riesci a farlo partire bene fai un miracolo, perché non c'è ancora riuscito nessuno. Allora ce la faremo. In bocca al lupo a te, Marco. Attenzione, perché Cairoli 1.53.7 continua a far segnare il giro migliore della gara
passaggio dopo passaggio, Geiser 56-9, 56-1 invece per Jeremy Van Orebeek, mentre andiamo a cercare Romain Fevre, eccolo qua saldamente al quarto posto, alle sue spalle Tanel Leuk, poi Max Nagel, Ivo Monticelli, José Butron, Karel Kutsar, poi Ale Lupino per l'appunto decimo davanti a Zecchina, Pezzuto, Iasikonis, Mallet, via via tutti gli altri. Cairoli spazzola come se fosse un artista il primo ferro di cavallo, mentre è decisamente aggressivo, spettacolare e di traverso il ferro di cavallo di Jeremy Van Orebeek, la cui aggressività, insomma, e tecnica di guida ormai la conosciamo bene. Insomma, no, Van Orebeek, sì sì, Marco, Van Orebeek ci sta provando adesso, vuole cercare di passare team d'altronde dal canto suo sta facendo una buona gara in seconda posizione, secondo me sta facendo un ottimo ritmo e come ho detto prima ormai Cairoli si è visto, aveva iniziato a spingere e ha fatto la differenza. Ho visto anche stamattina nei tempi che nonostante c'era poca differenza sulla carta, io ho visto che aveva una scorrevolezza generale migliore, mi aspettavo un po' una gara di questo genere e ormai ha già accumulato 8 secondi di vantaggio, è più veloce anche questo ultimo passaggio, anche se un po' più lento di quello di prima, però io credo che la gara per Antonio ormai sia tutta in discesa. Ora vediamo appunto che attenzione, si sta sviluppando questa battaglia tra Geiser e Van Orebeek, che per il momento vede lo sloveno prevalere, e noi torniamo ancora una volta da Lorenzo Resta. Sì Marco, siamo qui con Massimo Raspanti, Mino per tutto il resto del mondo. Mino, Van Orebeek sta guidando in maniera molto spettacolare, molto aggressiva, si è avvicinato alla seconda piazza di Team Geiser dopo la delusione di Noto, sembra che abbia voglia di rivincita. No, sicuramente è andato forte anche là, sicuramente c'è stato forse quell'incomprensione da parte sua di quello che era la bandiera gialla, però c'è nessun problema, c'è il regolamento, quindi tutto ok. Ha molta voglia di fare dei buoni risultati, ha lavorato molto bene quest'inverno e lo vedo girare molto bene. Grazie mille, a te Marco. Il riferimento del team manager Mino Raspanti era al fattaccio del primo giro della gara di Noto, come dice lui tutto risolto e questo ci fa piacere ovviamente, insomma, più che un errore di Van Orebeek di valutazione era sembrato più un confronto con il suo compagno di squadra che sappiamo non essere nella lista dei suoi migliori amici, insomma Davide, quando il tuo rivale sotto la tenda sappiamo essere il primo pilota con il quale ti confronti, insomma può essere anche da stimolo. Ma sicuramente quando Cancello cade sono tutti avversari indistintamente l'uno dall'altro. Poi per quanto riguarda i compagni di squadra c'è anche da dire che ci sono più che delle gerarchie, ci sono dei meccanismi che fanno così che tu in pratica devi se per quanto possibile essere più veloce del tuo compagno di squadra, e questo più il team è factory, più il team dà la stessa moto, lo stesso trattamento a tutti e due i piloti, più è il pilota deve fare la differenza sull'altro e anche sul compagno di squadra. Comunque sia, quando cade il cancello devi riuscire a... Intanto vediamo che Van Orebeek sta perdendo un sacco di tempo con un doppiato purtroppo e ha perso 2 secondi più o meno da Geiser, che era... Io vedo che la prima parte della pista Van Orebeek riesce a esprimersi un po' meglio di Geiser, infatti arriva alla parte dei ferri di cavallo dove è molto vicino, poi probabilmente anche per cercare di attaccarlo fa qualche errorino di troppo e fa un po' di elastico e perde un po' di terreno, già 2 giri che si comporta un po' così. Occhi okay, doppiati mentre si sblocca la faccenda fra Geiser e Van Orebeek. Torniamo ancora da Lorenzo Resta. Sì Marco, sono qua con Marco Ricciardi per sapere, dopo lo stop di Noto abbiamo visto che è tornato Max, conoscere le sue condizioni ovviamente alla vigilia dell'inizio del mondiale. Sì, purtroppo abbiamo dovuto saltare la gara di Noto per la grossa botta che ha preso Max in Sardegna, c'era sfortunatamente una piccola infrazione e quindi si è dovuto fermare e fare delle cure, però il recupero è stato veramente veloce, abbiamo provato a girare ancora venerdì, ma di venire qua a Mantova aveva ancora un po' male, però si sentiva di fare la gara, quindi abbiamo dovuto decidere di venire perché sennò non abbiamo ore sulla moto, quindi adesso gireremo ancora tutta la prossima settimana ma ripartire per l'Argentina. Benissimo, grazie, in bocca al lupo, a te Marco. Occhio perché Van Orebeek si fa pesantemente minaccioso alle spalle di Team Geiser, ci prova all'esterno, resiste il pilota sloveno. Anche qua, occhio all'esterno. Qui all'esterno, grande sorpasso di voglia
di qualità di Jeremy Van Orebeck, che poi va a girare largo e guadagna così il secondo posto su un Team Geyser che sembra abbastanza remissivo, e questo lo diciamo in senso positivo, insomma non si sta facendo venire il sangue al cervello per stargli dietro, anzi sembra continuare a mantenere il suo ritmo. Magari vediamo se qualcosa cambia da qui al finale del tempo regolamentare, ma a me questo Geyser mi sta piacendo, Davide, non tanto perché sta perdendo posizioni quanto perché mi sembra tranquillo. No, ma come abbiamo detto, come ho detto io, come ci ha confermato anche Gariboldi, io credo che appunto è la prima gara e sicuramente fa il suo ritmo, e stiamo vedendo che tranne Cairoli, che ha impresso un ritmo maggiore alla gara dopo i primi due giri, al ritmo dei accidenti! Aia. Accidenti! Attenzione, Geyser resta a terra. Stavamo adesso facendo i complimenti per la sua tenuta di gara assolutamente sotto controllo, è atterrato non lungo di più in uno dei salti principali del tracciato e per il momento resta a terra. Brutta immagine. L'immagine è brutta, ma il fatto che si sia mosso dando una risposta ci fa subito tranquillizzare. È decisamente atterrato lungo, guardate, aveva avuto l'impressione che fosse andato troppo oltre lo schermo, poi si è incassato nell'atterraggio. Sono botte queste che nonostante la caduta sia successiva all'impatto principale, insomma sono cadute toste. No, è stata una brutta caduta e alla fine non so neanche cosa ha fatto, perché ha fatto un po' di whisky throttle, credo, nel senso che ha preso una buca e gli è scappato magari un po' un colpo di accelerata. È arrivato veramente molto lungo, però dall'immagine subito al live pensavo che l'aveva recuperata, poi la caduta non è stata bella perché un impatto così... No, non è stata bella. Lorenzo resta, ovviamente lascia il tempo a chi deve prestare soccorso di farlo con la dovuta serenità, però ovviamente aggiornaci delle condizioni di Team Geyser qualora le avessi, per dovere di cronaca restiamo sintonizzati su quello che succede in pista, appunto in attesa di avere, ci auguriamo, delle buone notizie dal fronte di Team Geyser. Abbiamo visto Antonio Cairoli muovere il braccio, sciogliere il braccio sinistro sul salto del traguardo, intanto arrivano i piloti nella zona dell'incidente di Geyser, cercheremo di capire se la posizione certamente non è favorevole, però lo vediamo, è già stato soccorso ed è attualmente sulla barella spinale e sta arrivando al centro medico. Questo già ci fa piacere perché significa che hanno avuto la possibilità di rimuoverlo dal tracciato e che quindi la sua condizione fosse piuttosto serena, altrimenti le prime operazioni di soccorso si fanno direttamente sul posto se ci sono conseguenze particolarmente serie, e questo lo diciamo in maniera preventiva e come auguri ovviamente al pilota sloveno. Torniamo appunto da Cairoli, che qui tira il roll off, ma due salti fa appunto si è sciolto il braccio, una condizione che non gli avevamo visto ancora fare quest'anno, però oggi evidentemente è piuttosto umido e freddino e questo a livello muscolare non aiuta. Abbiamo detto che Antonio stava tirando, probabilmente tirando in quelle condizioni qua e si sono un pelo indurite le braccia e stava anche imprimendo un ritmo che era un secondo e mezzo di passo anche due più forte dei suoi avversari diretti. Poi purtroppo è successa questa caduta di Geyser, anche un po' strana visto che stava guidando molto bene. Stavamo facendo i complimenti per la tenuta di gara assolutamente pacifica e quindi non era una condizione in cui potesse succedere un incidente di questo tipo. Davide, analizziamo, lì un errore di valutazione piuttosto grosso del pilota o potrebbe anche essere successo qualcosa a livello tecnico, perché non è normale che Geyser atterri così tanto lontano in un panettone che ha già fatto più e più volte in questa giornata. Ma a livello tecnico sinceramente io non credo. Non credo che sia stato né un errore di valutazione né un guasto, perché oramai le moto col doppio filo, le moto di oggi, le mappature, è difficilissimo che abbiano problemi. Io credo solo che lui abbia preso magari una buca proprio come si era visto tanti anni fa con Chad Reed, una buca all'ingresso della rampa, leggermente inaspettata, e l'abbia un po' lanciato decisamente anche 6 o 7 metri oltre l'atterraggio. Vedremo, cercheremo di capire. Cioè in inglese si chiama il classico whisky throttle.
quando per un movimento inaspettato rimani col gas accelerato anche per quel metro in più, ma con un 4,5 ti lancia. Per le conseguenze della condizione della rampa, dici? Ma sì, le conseguenze delle condizioni della pista in generale, infatti. Eccolo, vediamo qua. Poi secondo me ha picchiato la testa forte sul manubrio e da lì è svenuto. Sì, probabilmente c'è stata una piccola perdita di conoscenza in questa fase, insomma, quella del pilota che atterra lungo certe volte va bene, certe volte invece, insomma, l'assorbimento del colpo è troppo grande lì. Team Geyser effettivamente è precipitato veramente da un'altezza importante. Vabbè, cerchiamo di attendere con la dovuta serenità legittima, così come arriva dagli occhi preoccupati della moglie di Antonio Cairoli, Jill Cox, il finale di questa manche che vede Antonio Cairoli assoluto protagonista. Un altro passaggio, 57,6, ha trovato un ritmo piuttosto tranquillo a questo punto il siciliano 9 volte campione del mondo davanti a Jeremy Van Orebeck, che passa in questo momento con un distacco di quasi 10 secondi, poi Romain Fevre, Tanel Leuk, Max Nagel, Ivo Monticelli a questo punto sesto davanti a Lupino, Butron, Kuzar, Jasikonis, Zecchina, Pezzuto. Abbiamo poi Recchia quindicesimo, Davide Bonini diciottesimo, via via tutti gli altri con De Bortoli 24, Marco Paganini 28, Giorgi 29, Memoli 30 e via via tutti gli altri. Tanel Leuk, quarta posizione, sì, facendo, per il pilota estone. Tanel sta facendo un'ottima gara, visto che è in pratica in quarta posizione e dietro al pacchetto full factory, diciamo, ai Yamaha e Cairoli e prima Geyser. E lui corre per un team estone, fa un lavoro anche di collaudatore per lo squadra. Esatto, e per questo ha a disposizione anche lui del materiale ufficiale, così come Polen e Max Anst. Sì, diciamo che avere del materiale a disposizione di collaudo non è proprio la stessa cosa che essere full factory, però comunque è stato un mio compagno di squadra, un mio amico da tanti anni, corre anche lui da tantissimi anni, vederlo lì in quarta posizione davanti comunque a Nagel, a Lupino, a Butron, a tutti i piloti molto più giovani e magari con un team anche con del budget migliore, è un'ottima cosa. E sicuramente ho parlato prima con lui e ha detto che riuscirà a fare anche la prima gara in Argentina e mi fa un po' piacere, ho voluto spendere qualche parola anche su Tanel Leuk. Hai fatto bene, anche perché è un pilota simpaticissimo, molto gentile, educato, e le sue situazioni recenti ci hanno anche portato a vederlo affrontare delle scelte particolari per poter partecipare alle gare. Ci ricordiamo un paio d'anni fa quando riuscì a smontare la moto inserendola nelle valigie per poterla spedire in Qatar. Allora l'apertura del mondiale era in Qatar e fu una cosa che, insomma, fece scalpore, per poi vederlo addirittura correre con una moto completamente di serie noleggiata lì sul posto in un'altra occasione. Insomma, Tanel il sistema di correre lo trova sempre e questo ci fa piacere. Due giri al termine per Antonio Cairoli, quindi tempo scaduto. Le immagini vanno su un Romain Fevre attualmente terzo, ma che ci saremmo aspettati, ecco, un po' più pungente e un po' più presente soprattutto nella sfida fra Geyser, Cairoli e Van Orebeck, sfida che abbiamo visto tutti che tipo di epilogo ha avuto, con Van Orebeck che esce quindi piuttosto rinfrancato da questa manche e Romain che si è forse un po' protetto. Lo ritroveremo comunque protagonista della manche della supercampione che chiude il programma di gare della giornata e mette a confronto i protagonisti della MX1 e della MX2, ma soprattutto mette in palio un montepremi di 120.000 euro grazie alla Federazione Motociclistica Italiana e anche una bella settimana bianca a Sestriere, ma ne parleremo dopo. Manca ormai un giro e mezzo per Antonio Cairoli, impegnato nella girandola dei doppiaggi che a noto gli hanno un po' rovinato i piani, almeno per quanto riguarda la manche della MX1, mentre nella supercampione è riuscito a controllare la situazione a suo vantaggio. Eccolo qua il siciliano nella zona dei ferri di cavallo, una manche, Davide, da commentare molto semplicemente, insomma, è stato imbattibile. Sì, più o meno quello che dicevo io, che mi hai chiesto tu prima della partenza. Poi
non volevo sbilanciarmi, perché comunque sia gli avversari, Favre e Van Orebeck, il povero Geiser, che speriamo che non sia successo nulla di grave, sono degli avversari di altissimo livello, però è riuscito a partire in testa, come un po' di sua abitudine a partire nelle prime posizioni, ha imposto il suo ritmo. Secondo me è stato un po' più ha avuto un po' più di cautela nei primi due o tre giri, come ho detto, per studiare bene la pista e le traiettorie, ha impresso poi un ritmo molto buono per metà gara, ed ora magari un po' anche per quel leggero indurimento delle braccia che abbiamo visto, sta gestendo i suoi che variano dai 7 ai 10 secondi di vantaggio fino alla bandiera scarica. Intanto attenzione, perché ovviamente, insomma, con la caduta di Geiser e il terzo posto guadagnato da Romain Favre, i due sono a pari punti in campionato, 260 punti a testa, e quindi vedremo chi fra i due, con la discriminante che dovrebbe essere a favore del pilota belga Jeremy Van Orebeck, conquisterà il secondo gradino del podio. Antonio Cheroli si guarda intorno, ma siamo in una fase assolutamente tranquilla dell'ultimo passaggio. Gli intenti bellici sono rimandati anche per lui alla finale supercampione. Adesso si tratta soltanto di portare la sua KTM tranquillamente al traguardo. Antonio Cheroli, che non è nuovo ovviamente a festeggiare un titolo degli internazionali d'Italia, senza andare troppo indietro nel tempo, insomma, ha vinto nel 2016 entrambe le classi MX1 e d'Elite, allora si chiamava così. Nel 2014 invece la MX1 fu vinta da Jeremy Van Orebeck e Cheroli fece sua la Elite. Nel 2015 ancora doppietta MX1 ed Elite per Tony Cheroli. 2016 ovviamente non ha partecipato Tonino, mentre l'anno scorso ha fatto di nuovo bottino pieno, e quest'oggi ci sono tutti i presupposti per potersi ripetere. Mancano ormai pochissimi metri per andare a festeggiare un altro titolo 2018, il primo per Antonio Cheroli, che vince la classe MX1 degli internazionali d'Italia Selle Dalla Valle Series 2018. Arriva sul traguardo Jeremy Van Orebeck con il secondo posto a 5 secondi e 3, quindi si è un po' riavvicinato nel finale, ma ovviamente Antonio Cheroli stava assolutamente controllando. Romain Favre terzo, 10 secondi e 7 per lui. Ritroveremo il trio nella finale del supercampione: Tanelleo, che poi quarto, quindi Maximilian Nagel, Ivo Monticelli, Alessandro Lupino, poi José Butrón, Kutsar, Jasikonis. Mentre vediamo il replay della partenza, il Just One All Shot conquistato subito da Antonio Cheroli, che con queste partenze al comando si mette da subito fuori dai pasticci e poi ha la possibilità di gestire la situazione. Qui siamo su Geiser, che in questa fase stava assolutamente giocando, lo vediamo moto di traverso, traiettorie tranquille, non ci dava l'impressione di stare spingendo in nessun modo, addirittura ha risposto in maniera assolutamente serena al sorpasso di Jeremy Van Orebeck. È evidente come stesse guidando senza forzare, quindi era quello fra tutti da cui ci saremmo aspettati di meno, di vedere un incidente del genere. Da capire ancora se si tratta di un errore del pilota, se si sia trattato di un errore del pilota dovuto a delle condizioni, o se invece la sua moto ha avuto un problema, ma ovviamente queste sono soltanto supposizioni che possiamo fare dalla cabina di commento. Ecco, questo intanto è il momento dell'incidente di Team Geiser, che è rimasto a terra per qualche istante. Queste, dicevamo, sono supposizioni che si possono fare dalla cabina di commento senza avere nessun tipo di riferimento ed informazione corretta per quanto riguarda che cosa sia successo sotto quel salto. Rimane strano che un professionista possa sbagliare così tanto le misure di un panettone, che già di per sé è piuttosto lungo, quindi insomma ci riserviamo di avere delle informazioni più precise magari anche dal loro team anche nei giorni successivi a questo. Cheroli, Van Orebeck, Favre, Leoc, Nagel, Lupino sono i primi sette, poi Lupino sesto, poi settimo Butrón, poi Jasikonis, Kutsar, Monticelli, Zecchina, Pezzuto, Mallé, Neurauter, poi Recchia e via via tutti gli altri, con la MX1 che si conclude. Cheroli 340 punti, Jeremy Van Orebeck 260, gli stessi di Romain Favre, che però è al terzo posto per la discriminante che premia il pilota belga. Un
Successo per Cairoli che non fa tripletta nella MX1, perché ricordiamo che la settimana scorsa Noto si è dovuto piegare al francese Romain Fèvre e che invece ha tutte le possibilità di fare tripletta nella Supercampione, sebbene insomma sia già matematicamente il vincitore della classe Supercampione, essendo questa caratterizzata dallo scarto. Ed essendo Cairoli presente potrebbe scartare quindi anche il risultato di oggi. Prima di vedere la premiazione definitiva andiamo a celebrare come ci piace Antonio Cairoli, nuovo campione della MX1. Rientriamo con le immagini live da Mantova, una Mantova sicuramente un po' scossa, ecco, dall'incidente di Team Geyser che non avremmo voluto vedere. Siamo già però pronti con la premiazione della classe MX1, una doppia premiazione come sappiamo, prima quella della gara che vede Cairoli, Van Hollebeck e Fèvre sul podio. Arrivano le grid girl ad animare, a anticipare la presenza dei piloti. Come sempre il protocollo prevede l'arrivo del terzo classificato, in questo caso Romain Fèvre davanti a Van Hollebeck e Tony Cairoli. Aspettiamo quindi di vederli salire. Eccolo qua il pilota francese, campione del mondo MX1 del 2015. Ancora per lui si parla di una stagione di messa a punto in vista del mondiale in cui le ambizioni sono altissime, altrettanto quelle di Jeremy Van Hollebeck, che ormai conosciamo e sappiamo benissimo dare il massimo, andare molto molto forte agli internazionali d'Italia. Forse nel suo caso servirebbe un po' più di costanza quando inizia il mondiale per mantenere un livello che appunto lo vede protagonista durante l'inverno, semplicemente cementandone la realtà delle cose che lo vogliono essere uno dei più grandi piloti di motocross del mondo. Arriva Ivan Bidorini, presidente del comitato regionale Lombardia, a consegnare la coppa al terzo classificato Romain Fèvre, al secondo classificato Jeremy Van Hollebeck, che farà lo stesso adesso con il vincitore di questa manche e del campionato MX1, Antonio Cairoli. Sulla coppa per il siciliano, l'ennesimo successo, l'ennesima conferma per lui, che adesso parte per l'Argentina con il morale sicuramente ben tranquillo. Arriva poi Giovanni Pavesi, Motoclub Mantovano, Tazio Nuvolari, di cui è il presidente, a consegnare la targa a Claudio De Carli, ormai team manager storico del pilota siciliano. Resta la tabella d'oro del vincitore della classe MX1, consegnata dal presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Giovanni Copioli. Allora Davide, aspettiamo di vedere un'ulteriore premiazione, che è quella delle medaglie che certificano i primi tre posti della MX1, che tra l'altro sono anche gli stessi di questa manche. Tre piloti ufficiali davanti, è perché nel motocross senza la moto ufficiale non si può vincere, oppure ci sono altre letture? Ma prima lettura comunque sia è che questi piloti sono anche molto forti, no? Sono tre piloti che sono allenati tutto inverno, e comunque sia è da tante stagioni che si lottano le prime posizioni dei vari campionati. Poi sicuramente è vero che nel motocross la differenza la fa il pilota, ma al giorno d'oggi, quando magari il ritmo varia da mezzo secondo, sei decimi, può fare la differenza tra la prima e la quinta posizione,
anche la possibilità di avere delle moto full factory, dei test tutti i giorni e dei pezzi speciali fa comunque la differenza. E abbiamo visto come Yamaha è tanti anni che lavora bene, come KTM ha vinto tantissimo negli ultimi 10 anni, è migliorato molto, e come anche Honda dal 2010, quando è entrata, è riuscita a conquistare un titolo mondiale nell'MX2, un titolo mondiale nell'MX1. Quindi sicuramente è un po' anche una lotta tra case, oltre che tra piloti. Assolutamente, e ogni casa probabilmente ha un pilota che potenzialmente può diventare campione del mondo, il che rende il mondiale motocross assolutamente da seguire, il che ha reso gli internazionali d'Italia 2018 un appuntamento immancabile per chi ha delle ambizioni iridate. Si arriva sul podio con il presidente Giovanni Copioli, che questa mattina era stato nostro ospite in cabina per commentare live la diretta della classe 125 gara 1. Fra pochissimo saremo di nuovo in pista con i ragazzi della Ottavo di Litro per vedere come va gara 2, quindi il gran finale, conoscere il nome del nuovo campione degli internazionali di 125, Giovanni Copioli, che si è dimostrato, tra l'altro, lo sapevamo già, insomma, super appassionato di motocross, e certamente un presidente di quelli, non si offenderà ovviamente, insomma, con le scarpe sporche di terra, che viene a sondare, a toccare con mano quelli che sono gli equilibri di tutte le discipline legate alla Federazione Motociclistica Italiana. La medaglia d'oro arriva al collo del vincitore Antonio Cairoli, l'ennesimo successo, l'ennesimo premio. Credo che abbia dovuto comprare una dépendance per poter archiviare tutti i premi che ha vinto dal 2004 praticamente ad oggi, in cui sono stati anni lunghissimi dove Antonio Cairoli ha sempre fatto la differenza e sulla quale farà la differenza anche nel 2018. Aspettiamo a questo punto di vedere le interviste live dei piloti dopo la gara. Dovrebbe esserci già Lorenzo Resta, pronto con Antonio Cairoli. Sempre prontissimo Marco, ovviamente. Aspettiamo un secondo Antonio, perché ha dato la medaglia a Gilles. Eccolo qua, sta arrivando, cambio di cappello. Della medaglia abbiamo già detto che l'hai data a Gilles, sarà contenta di quest'oro. Io ho una notizia per te, Antonio, forse tu non lo sai, ma hai vinto il tuo 10° internazionale d'Italia. Sarà un segno? Sinceramente non lo sapevo, però sono contento, molto felice di quest'altro titolo, che sicuramente è molto importante, tanti piloti forti in questa competizione, e niente, siamo contenti, ecco, speriamo bene di chiudere in bellezza anche con una bella gara all'Elite, anche se diciamo ormai possiamo scartare anche un risultato, quindi non c'è molta pressione. Però dai, siamo qui per allenarci, siamo qui per fare bene, dobbiamo stare molto attenti, come abbiamo visto purtroppo per team, speriamo niente di gravissimo, si riprenda presto, perché veramente uno di quelli che ci serve nel mondiale, un ragazzo che ha molto talento e uno dei contendenti al titolo, speriamo bene. Bene, grazie mille Antonio, ti lasciamo andare a prepararti e complimenti a Tony per queste belle parole, a te Marco. Grazie, aggiungiamo ovviamente anche i complimenti della cabina. Io saluto Davide Guarneri, è stato preziosissimo il tuo contributo, grazie, ci vediamo in pista nell'enduro, in bocca al lupo Davide. Magari anche qualche gara di cross, non si sa mai, adesso se riesco a organizzarmi con il team e con una motina, un po' di sviluppo, perché comunque sia il nostro sviluppo orientato pressoché per l'enduro ora, e potrei presentarmi a qualche garetta. Ti aspettiamo, un in bocca al lupo. Noi... lupo. Prima di fare il cambio ospite andiamo a vederci un bel contributo sulla SMR, la moto da minicross made in San Marino. Con Alex Zanotti, molto ovviamente conosciuto dell'off-road azzurro. Alex, una bellissima novità per i ragazzi che parteciperanno agli internazionali Supercross quest'anno, con un'occasione grande, un trofeo molto particolare. Parlacene. Sì, sarà un trofeo monomarca, MX Young Trophy 2018, quindi riservato ai giovani piloti talentuosi che vogliono partecipare. Sarà in un contesto degli Supercross internazionali, quindi un bel contesto, un bel pubblico, quindi un'occasione. Ci sarà un ricco montepremi finale, il numero dei partecipanti riservato sono 20. Si dovrà partecipare con la nostra moto, che è un SMR 913 Racing 65 monomarcia, due categorie, debuttanti e cadetti, e speriamo, ecco, di rilanciare quel passato che è stato anche il trofeo LEM, quindi da dove sono usciti i vari Cairoli, Cervellini, e quindi di riscoprire magari un nuovo talento italiano e lanciarlo.
è uno dei migliori auguri che tu possa fare ovviamente ai giovani che parteciperanno. A te la linea, Marco. Grazie, in bocca al lupo. Ovviamente le iniziative legate ai giovani ci fanno sempre piacere a 360 gradi, bisogna coltivare il nostro vivaio nella maniera migliore, e chi meglio di Thomas Traversini può parlarci di questo. Torna con noi il commissario tecnico della nazionale italiana e direttore tecnico della Federazione Motociclistica Italiana. Siamo ovviamente sintonizzati sul canale 125, stiamo per vedere gara 2. Bentornato Thomas. Grazie mille, buonasera a tutti. Come sta andando questa giornata di Mantova fin qui? E poi switchiamo sull'ottavo di litro, i cui personaggi stiamo già vedendoli impegnati nel giro di ricognizione. Ma se parliamo della 125, ti dico che ci sono molti, come immaginavamo, molti piloti stranieri che sono venuti. Il fatto che Mantova comunque è un posto dove tanta gente del nord viene a allenarsi, quindi parlo degli stranieri austriaci piuttosto che tedeschi e così via, e che sia una gara sentita, sono accorsi numerosi, e questo ci fa piacere perché è già un buon banco prova per i nostri piloti in veste di campionato europeo. E ti dico che anche oggi i nostri non hanno sfigurato, quindi sono molto contento del confronto che hanno avuto con gli stranieri. Bene, effettivamente, però almeno in gara 1 gli italiani si sono dovuti piegare a Rick Elzinga, che avevamo già conosciuto a Riola Sardo. In quell'occasione Mattia Guadagnini ed Emilio Scuteri lo avevano battuto, oggi invece è stato l'olandese a prevalere in gara 1. Sì, cosa molto strana, perché sinceramente l'olandese dal mio punto di vista doveva trovarsi molto più a suo agio nella pista di Riola, in quanto è sabbia più pesante piuttosto che a Mantova, invece è stato l'opposto, e in ogni caso ha guidato molto bene, ha approfittato della cattiva partenza di Scuteri, che è rimasto un po' attardato al via, e della scivolata di Guadagnini quando era in testa, e niente, lui ha fatto comunque la sua gara. Tra l'altro ha distaccato leggermente anche Guadagnini, che probabilmente aveva paura di combinarne un'altra dopo la scivolatina dei primi giri, e ha vinto in solitaria. Ecco, abbiamo visto anche nella MX2, ma soprattutto nella prima manche della 125, la partenza essere piuttosto determinante, non soltanto per questione di partire bene o male, ma perché ci sono stati due incidenti che hanno coinvolto personaggi che si stavano giocando il campionato. Scuteri adesso si trova nella difficile condizione di dover inseguire un Guadagnini che a livello di punti in campionato sembra essere piuttosto distante, e quindi ci vorrà forse anche un colpo di fortuna nel suo caso, e ci vorrà che Guadagnini riesca a gestire bene le energie e le possibilità che si sono create dopo gara 1. Ma sì, guarda, sinceramente ti dico che dal mio punto di vista che non mi cambia assolutamente niente che vinca uno o l'altro, mi fa piacere vederli lì davanti tutti e due competitivi già dalle prime gare dell'anno, e spero che questa competizione sana li faccia, sia motivo di crescita per entrambi, così che possano fare bene a livello internazionale. Questo è il mio obiettivo principale, poi che vinca il migliore, chiaramente le gare sono così. E allora aspettiamo di vedere il segnale di motori in moto con i protagonisti che andranno a guadagnare la loro casella di partenza, che è stata definita sulla base delle classifiche cronometrate di questa mattina, che hanno visto Emilio Scuteri appunto conquistare la pole davanti a Mattia Guadagnini, poi René Hoffer, quindi Alberto Barcella, Raf Mewisen quinto, e via via tutti gli altri, con altri italiani come Andrea Bonaccorsi ottavo, Elzinga che aveva fatto pensate soltanto il nono tempo e poi è riuscito a vincere la manche, c'è Facca che è un altro protagonista da tenere d'occhio con il numero 294, undicesimo tempo per lui, e via via tutti gli altri, tantissimi piloti stranieri come diceva Thomas Traversini. Quindi il primo confronto in chiave continentale si ha proprio quest'oggi a Mantova, a Riola Sardo ne avevamo avuto un piccolo assaggio, quest'oggi invece è stata veramente aumentata la partecipazione dei piloti stranieri. Vedremo se questa seconda manche arriderà ai nostri o se invece ci dovremo ancora piegare. Dal punto di vista di Guadagnini, Thomas, non so se tu gli hai dato dei consigli o delle indicazioni, essendo un pilota che segui direttamente, nel caso si trovasse davanti, gara allo spasimo o tutto contrario?
controllo? Ma no, non ho dato assolutamente indicazioni del tipo. Io ho detto sia a lui che a tutti i ragazzetti dei Talenti Azzurri, ma tutti gli italiani in generale, che comunque è sempre la terza gara dell'anno di un campionato lungo che parte a febbraio e finisce a fine settembre, quindi chiaramente quando si va in gara si spinge al massimo, ma devono comunque tenere ben in mente qual è il loro obiettivo, che è quello di arrivare a fine stagione nel massimo della forma e mantenere questa forma che hanno già adesso per tutto l'arco della stagione. Quindi nessuna indicazione particolare, stare attenti magari alle insidie della pista, che c'è qualche canaletto, c'è, visto molti piloti presenti e l'acquettina che ha fatto durante tutto il giorno, la pista è abbastanza segnata, quindi queste sono state le mie indicazioni: occhi aperti, stare molto concentrati e buona. Andiamo un attimo da Lorenzo Resta, anche se la partenza della 125 è imminente, perché ci sono notizie su Team Geyser. Lorenzo, brevissimamente, le notizie per il momento sono confortanti, sono buone, provengono direttamente dal fratello di Team, che ci dice che tutto sommato non va così male. Purtroppo probabilmente ci dovrebbe essere una frattura della mandibola, per questa ragione aveva la bocca molto sporca di sangue. Sembra che abbia preso una buca sulla rampa e per questo motivo si è buttato indietro con la moto e abbia lasciato il gas aperto proprio per la posizione. Questo l'ha fatto saltare lungo fino alla rampa nel salto successivo. Comunque sembrano notizie confortanti. A te Marco. Grazie Lorenzo, sono le notizie che aspettavamo, sinceramente tiriamo un sospiro di sollievo anche per poterci godere la seconda parte del programma con la dovuta serenità. Sicuramente un infortunio pesante per Team Geyser, che lo terrà fuori dalle gare per un po', però rispetto a quello che insomma avevamo pensato sui primissimi momenti, decisamente sono notizie che ci fanno più che piacere. Siamo pronti con la 125, ormai pronta a scattare dal Tazio Nuvolari di Mantova su il cartello dei 15 secondi alla partenza, ultima gara della 125 di quest'oggi. Vedremo chi vincerà l'assoluta, ma soprattutto il campionato fra Guadagnini e Scuteri. 5 secondi al via che si alzano in questo momento. Giù la testa, ragazzi, mai lo sguardo, però si parte adesso. Occhio allo scatto della tabella rossa che rimane un po' invischiata, c'è il solito Barcella là davanti e c'è Scuteri che scatta questa volta davanti a tutti e conquista il Just One All Shot, anche se il numero 223 Bonaccorsi fa segnare un'altra bella partenza su due, quindi KTM e Husqvarna davanti con Guadagnini terzo e poi Barcella quarto, e quindi il numero 31 Bassi, esatto, e via via tutti gli altri protagonisti giovani della 125, con Razzini che ci sembra anche messo ho sbagliato il 44, mi sembrava là davanti, ma non fa niente. Fatto sta che il 223 del Silver Action Bonaccorsi Andrea, Bonaccorsi quest'oggi parte a raggio, è partito bene in gara 1, è partito bene anche in gara 2, purtroppo in gara 1 ha durato poco perché si è toccato con un pilota alla seconda curva, ma questa manche qui lo vedo bello determinato, era rilassato perché ha detto che andava, si sentiva bene, è andato molto bene, ha fatto un bel recupero, adesso è partito di nuovo davanti, anche se lo vediamo leggermente in difficoltà, ma vorrà comunque mettersi in mostra in questa manche. Attenzione perché c'è già un confronto accesissimo fra Scuteri e Guadagnini, i due sono arrivati addirittura al contatto qualche curva fa. Scuteri di forza mantiene la seconda posizione con Guadagnini che però è caldissimo al suo interno. Vediamo come va questa parte di sfida che decide anche un po' le sorti del campionato, forse non a livello di numeri ma quantomeno a livello psicologico e di equilibri fra i due piloti. Sembra però che Scuteri abbia la situazione abbastanza in pugno, e torniamo da Lorenzo Resta anche per fornire un aggiornamento ovviamente a chi ci segue nel resto del mondo con il contributo in multilingua. Lorenzo. Yes, we have some good news from the crew of Team Geyser. It seems that there is nothing so bad for Team, and that's what everyone hopes, of course, in this moment. Team was talking with his team crew, and it looks like everything is under control. Probably there is a problem with the mouth, there is a problem with the part of the body that hurt the bike, but Team was just a little longer on the jump, and he had this horrible crash.
At the moment it seems that everything is under control. We will of course give you some update during the next races. A te Marco. Grazie Lorenzo. Intanto vediamo il Zinga, che è il numero 144 e mi ha fregato perché ha la maglia col 44 con l'1 aggiunto. Esatto. Non era Razzini ma era il Zinga, che è al quarto posto all'attacco della terza piazza di Mattia Guadagnini, il vincitore, lo ricordiamo, il pilota Yamaha della prima manche, è stato anche uno dei protagonisti di Riola, pilota olandese che ama la sabbia e quindi è lecito che stia là davanti a punzecchiare i nostri. Per il momento però Thomas siamo 3-1 per gli italiani. Sì, per il momento direi che per noi va bene perché abbiamo tre italiani di davanti, tra parentesi tre talenti azzurri, quindi con un olandese che è Elzinga e un austriaco che è Hofer lì all'inseguimento. Chiaramente Elzinga, come t'avevo anticipato, ma avevo anticipato alla prima gara, e Hofer che è subito lì dietro, sono due che a mio avviso sulla carta, perlomeno sulla carta, erano dei pretendenti al titolo europeo, e vedere che i nostri tre italiani sono lì davanti che fanno che ci fanno battaglia mi fa molto piacere, ecco. Vediamo come evolve allora la situazione con Scuteri, che sta cercando ancora di dare la zampata ad Andrea Bonaccorsi, che invece resiste e sta facendo l'andatura ormai già da qualche passaggio. Un errorino però che arriva in quel momento e potrebbe essere beffato. Esatto. Istantaneamente da Emilio Scuteri, che approfitta di una piccola incertezza di Bonaccorsi, mentre alle sue spalle è ancora accesissimo la sfida e il confronto fra Mattia Guadagnini e Rick Elzinga, che si stanno giocando la terza posizione. Guadagnini si trova però nella condizione di poter gestire insomma anche il rientro del pilota olandese. Alle sue spalle sta arrivando anche René Hofer, come diceva giustamente Thomas Traversini, quindi vediamo se nella seconda parte di gara gli italiani dovranno arrendersi. Attenzione numero pesante di Rick Elzinga, che si pianta sul primo triplo e ovviamente non è passato, quindi sicuramente è caduto e ha tirato corto e di punta, andando anche a colpire il manubrio con il casco. Speriamo che ovviamente non ci siano nessuna conseguenza e che si possa prontamente rialzare. Abbiamo perso un protagonista, questo ci dispiace perché nelle prime fasi di gara soprattutto potevano prendere un bel passo, studiarsi tra di loro. Intanto, come hai anticipato, Hofer ha fatto segnare il suo miglior giro, che è di 2.02.5 contro i 2.03 degli avversari e 2.05 addirittura di Bonaccorsi, dovuto da quell'errorino che ha fatto quando l'ha passato Scuteri. Ma Scuteri sta prendendo un po' il largo, ha allungato leggermente sul gruppo degli inseguitori, e probabilmente anche in gara 1 abbiamo visto che ci aveva qualcosina in più. Intanto ecco riproposto l'errore di Bonaccorsi nel passaggio di Scuteri. Esatto, perde così la prima posizione un Bonaccorsi, che comunque resiste al secondo posto. Alle sue spalle c'è Guadagnini, che a questo punto sta litigando con il numero 11 René Hofer, ma l'abbiamo già detto, insomma la missione di Guadagnini a questo punto è quella di portare a casa il campionato e di non mettersi nei pasticci, facendo comunque la sua gara il più tranquillo possibile, anche se ci sembra insomma un po' legatino, forse un po' di tensione arriva anche da quelle parti. E invece però di lasciare andare il numero 11 Hofer, va a cercare di passare Bonaccorsi, che si fa da parte e rischia di perdere due posizioni in un colpo solo, sicuramente quella di Guadagnini, che passa così al secondo posto facendo anche un buon giro. Scuteri non è lontano, forse l'abbiamo dato per vinto troppo presto. No, ma per vinto no, sono ancora le prime fasi di gara, chiaramente Guadagnini è quello che c'ha qualcosa più degli altri da perdere perché è in testa al campionato. E sta facendo a mio avviso una gara intelligente, deve fare il suo ritmo, prendendo meno rischi possibili, cercando di stare lì con i primi. E buona, vediamo allora cosa succede nella seconda parte della manche che chiude anche il campionato della 125. Thomas, canali lunghissimi e sti ragazzi la mettono piatta, e lì il tasso tecnico si vede. Sì, beh, sti ragazzi sono come abbiamo detto anche per Noto, di un'altra generazione, hanno un bagaglio di esperienza e un tecnico anche che è veramente di livello, te lo dimostra il fatto che sono abituati a correre già in queste condizioni difficili già da ragazzini, cosa che ai nostri tempi non succedeva, ecco.
Scuteri sta facendo l'andatura, sta mettendo una pezza a quello che è stata la prima manche con Guadagnini, sempre più ai ferri corti con Bonaccorsi e Offer che si stanno dannando per cercare di mettere in discussione la sua seconda posizione. Direi che Bonaccorsi si è staccato un po' e resta solo Offer a lottare con il pilota della Husqvarna, che non molla e si riprende la posizione mantenendo la traiettoria vincente nonostante il tentativo di Offer, che era andato largo avendo anche un pochino più di velocità in uscita di curva, però non si è fatto beffare. Anche da questi piccoli dettagli si vede quanto un pilota possa meritare comunque un'onorificenza importante come quella della 125. Attenzione Guadagnini, un rischietto lì se l'è preso. È una piccola sbandata, perché quel punto lì della pista in curva c'è un salto, un doppio salto in uscita di curva con la moto piegata, quindi probabilmente ha perso leggermente il grip con il posteriore e ha saltato storto ma prontamente corretto. Intanto Scuteri fa segnare ancora il suo miglior giro di gara, 2.03.4 contro 2.04 di Guadagnini e 2.04 anche di Hofer. Attenzione perché l'austriaco è sempre più caldo e qui rompe gli indugi, ma non molla il nostro Mattia, non gliela vuole lasciare facile al pilota della KTM Offer, che a questo punto deve cercare di inventarsi qualcosa, perché siamo già forse a 3 tentativi di sorpasso, tutti e 3 rintuzzati dalla qualità e dalla lucidità evidentemente anche del pilota leader del campionato, come testimonia la sua tabella rossa. Non ci sta a lasciare la seconda posizione, davanti Scuteri sta facendo un po' gara a sé, però è anche giusto così, con Guadagnini che a questo punto ha soltanto l'incombenza di decidere cosa fare degli ultimi 10 minuti o poco più 2 giri del finale di questa manche. Sembrerebbe proprio che non ci stia a gestire le forze, forse insomma Cairoli non lo farebbe, ecco, quindi se quello è l'obiettivo è giusto anche così. Ma sinceramente sai, sono ragazzetti, gestire le forze, quando sei lì ti giochi la vittoria, comunque vuoi vincere, è corretto che ci provino fino alla fine, che ce la mettano tutta. E Offer dal canto suo è il pilotino che non ha corso le prime 2 gare degli internazionali, quindi viene a fare una gara spot a Mantova e vuole bacchettare gli avversari che sa di ritrovare all'Europeo. In questo momento non ce la sta ancora facendo, ma penso che comunque ci abbia un buon passo gara anche lui. Direi che anche un passaporto che farebbe presupporre di avere gli occhi addosso da parte di un entourage che non ha bisogno di presentazioni, e quindi insomma anche il fatto di poter correre nei contesti ridati assieme agli altri piloti, come succede anche agli internazionali, come possiamo vedere, dà la possibilità anche ai team ufficiali di mettere gli occhi addosso ai giovani e comunque crearne le condizioni per poterli far crescere sotto la loro tutela e gestione. Attenzione perché ci riprova qui ancora una volta, questa volta Guadagnini non riesce a fare il triplo, si pianta un po' sulle waves, ma ancora la traiettoria vantaggiosa e quindi Guadagnini rimane ancora al secondo posto. Un'ottima tenuta del pilota del team MD Racing, che va a saltare insieme all'austriaco della KTM, non si sblocca già da diversi minuti la situazione fra questi due, sembra comunque gestire Guadagnini, che l'abbiamo detto più e più volte, insomma non ha niente da perdere, da fare secondo o terzo non cambia granché nel suo campionato, però tant'è, lì vuole stare e lì per il momento sta riuscendo. Una Mantova che non saprei dire se in questo momento permette o meno i sorpassi, mi sembra che qualche scelta alternativa dalle traiettorie ci possa essere, quindi è proprio Guadagnini che non ci sta. Sì, direi che la pista permette, è bella segnata, quindi permette ai piloti di cambiare traiettoria, quello più veloce di interpretare al meglio la sua linea per cercare di passare chi lo precede. Probabilmente Guadagnini sta facendo proprio questo, cioè cerca di non farsi scappare la posizione, non farsi fregare da Offer, pur non prendendosi troppi rischi, anche se nell'ultimo giro vedo che hanno girato i primi 3 più o meno con lo stesso identico tempo, che è 2.04 netto praticamente sia per Scuteri che per Guadagnini che per Offer.
Sembrava quantomeno due curve fa far presa la strategia di Guadagnini, ma niente da fare perché Hofer si è rifatto sotto ancora una volta per un elastico che sta portando i due piloti a giocarsi la seconda posizione, ormai anche oltre quello che ci potevamo immaginare quando è iniziata la loro sfida. Manca ancora tantissimo, poco meno di 8 minuti più due giri, quindi non è neanche più il caso di fare strategie dell'ultimo momento. Qui si va veramente di pari passo, quasi che i due fossero tirati dalla stessa corda, con Hofer che qui nei giri precedenti faceva una traiettoria diversa da Guadagnini. Vediamo se ci prova ancora una volta. Questa volta Guadagnini però lo sa e si protegge come può, sebbene non riesca più a fare il primo triplo, ma ha ancora una traiettoria più scorrevole di quella del pilota austriaco e resta ancora una volta in seconda posizione. Per il resto del giro stiamo vedendo che entrambi ripetano sempre le stesse scelte, sempre le stesse linee. Non so se questo sia dal punto di vista di Hofer, ovviamente Thomas, attenzione qui che qui ci prova deciso, ma anche sono le stesse linee che fanno a tutti i giri. Dal punto di vista di Hofer, cioè, per quanto riguarda Guadagnini va bene, non cambia niente, ma Hofer forse dovrebbe fare dei tentativi diversi. Ma probabilmente sì, stanno facendo tutti e due il gioco di Emilio, che pian pianino si sta allungando e è lì da solo e corre in solitaria. Loro si danno noia l'un con l'altro e niente, non sono così incisivi, perché Guadagnini cerca di parare, di chiudere la porta a Hofer. Hofer cambia traiettoria per cercare di passare Mattia e quindi probabilmente non girano nel loro massimo della velocità, ecco. Andiamo a vedere cosa ne pensa il team manager di Guadagnini, Corrado Maddi con Lorenzo Resta. Sì, siamo qui con Marco Maddi. Marco, scusate. Le indicazioni che hai dato prima del via a Mattia quali sono? Perché lo vediamo che è lì in lotta, che non molla niente, anche se non cambierebbe il risultato finale ovviamente. Ma le indicazioni sono quelle di pensare al campionato, di non fare errori. La gara la facciamo, diciamo, su scuteri, però comunque vogliamo vedere anche il livello effettivo che poi sarà l'europeo, quindi ci interessa doppiamente. L'importante è che lui rimanga concentrato, come sta facendo per ora, sta andando benissimo, e quindi di usare la testa al massimo. Grazie a te Marco. E allora vedremo come evolverà la faccenda. Per il momento sembra che Guadagnini, che la determinazione di Guadagnini inizi a far presa su quella di Hofer, che nell'ultimo passaggio si è staccato un po'. Siamo nell'ordine del secondo e sei, che visto come stavano andando le cose è un bel capitalizzare per il leader del campionato. Andiamo su Scuteri che è là davanti a 3 secondi di vantaggio, però Guadagnini sembra girare un pelino più forte adesso. Sì, nell'ultimo passaggio ha girato un pelino più forte, probabilmente col fatto che Hofer si è staccato un pelo e si è rilassato anche Mattia e ha guadagnato quel mezzo secondo su Emilio, ma chiaramente a lui cambia poco e deve fare solo portare in fondo la gara e buono. Attenzione, ci sono i doppiaggi da effettuare anche per i ragazzi della 125. Scuteri va a prendersi il palcoscenico che non ha avuto nella prima manche, questo forse fa aumentare ancora di più il rammarico del team Celestini e del pilota, perché ovviamente aveva le ambizioni e forse anche soltanto quella di potersela giocare con Guadagnini sarebbe stata già una soluzione accettabile per lui, piuttosto che dover buttare di fatto una manche come è successo nella prima. Beh, la prima è stata, se guardiamo il risultato finale, quello che c'è scritto sulla classifica, non troppo veritiera per il livello di Scuteri, perché è partito male, si è complicato la vita nei primi giri, ma il suo passo gara era veloce, era costantemente, io ero in pista quindi non vedevo direttamente i tempi, ma sentivo lo speaker che diceva che il suo era sempre il tempo più veloce in gara, più veloce anche dei primi, quindi lo aveva già dimostrato in gara 1 che era veloce. Il fatto che questa manche sia partito lì davanti e comunque martella tutti i giri sul tempo di 2.4-2.5 lo conferma. Andiamo a vedere se cambia qualcosa con l'ennesimo passaggio completato, 3 minuti e 30 secondi, quindi siamo ancora nell'ordine dei 4 giri alla fine della gara. Passa Scuteri 2.04-1, 2.05-7, 2.04-3. A questo punto ritorna più presente la sfida fra Hofer e Guadagnini piuttosto che Guadagnini contro Scuteri. Scuteri adesso ha soltanto l'incombenza di gestire il suo vantaggio fino alla fine. Esatto. Curvone a manetta con un bel colpo di frizione a far cantare la sua
due tempi moto che ovviamente sono più che formative per la crescita dei nostri ragazzi. Obbligatorio far scorrere una moto in mezzo ai canali, in mezzo alle buche. Mi viene in mente Chicco Chiodi, che è stato uno dei più forti rappresentanti della 125 con tre titoli mondiali 97, 98 e 99, recente passato poi ovviamente alla quattro tempi. Recentemente si è ritornato in pista con le sue moto con le quali ha vinto il titolo mondiale, e mi diceva che all'inizio ha fatto molta fatica per ricordarsi gli automatismi, per farle cantare a dovere, e se lo dice lui, insomma. Sicuramente sono passati diversi anni, lui si è abituato a guidare una moto primo di cilindrata più grande, secondo quattro tempi, quindi se non sbaglio intanto Hoffer dovrebbe aver passato Guadagnini. In ogni caso dicevamo di Chiodi che... Sì, te lo confermo, Thomas, sono passati adesso sotto il teleschermo, quindi l'austriaco è secondo, Mattia terzo, bravo. Ok, dicevamo di Chiodi che ha fatto fatica a riprendere confidenza col 125, ma è una cosa assolutamente normale. Il 125 è la moto per eccellenza più complicata da guidare, perché avendo poca potenza è un regime di giri limitato in cui sfruttarlo, certo, un range limitato dove c'ha quella potenza lì, devi comunque farla viaggiare forte in curva, non dare niente per scontato, usare il cambio in maniera super efficace, perché potresti perdere del tempo con la marcia lunga. Cioè, la pigrizia non è da 125, tanto per essere chiari. Ok, sei stato chiaro. Mancano tre giri alla fine della seconda manche 125. Noi torniamo ancora da Lorenzo Resta, che ha ulteriori informazioni su Team Geyser. Sì Marco, allora noi siamo venuti qui al team, siamo venuti qui al camper dove team normalmente sta durante le pause tra le gare. Non ci sono notizie eclatanti al momento, ho appena finito di parlare con il fratello. Team è stato accompagnato all'ospedale con l'ambulanza insieme al papà e a Giacomo Gariboldi, dunque per il momento non ci sono notizie rilevanti. L'aria all'interno del team è piuttosto serena e tranquilla, il che non vuol dire ovviamente nulla di particolare, però c'è una buona atmosfera. Non abbiamo notizie, non ci sono bollettini, non c'è assolutamente nulla. Il fratello mi ha detto che appena avrà notizie ovviamente ce le farà avere, per poter ovviamente tranquillizzare, e speriamo che siano tutte notizie positive. We are here in front of the camp of Team Geyser. Team is going at the hospital right now with his father and with Giacomo Gariboldi. At the moment we don't have any news. We just spoke with the brother of Team Netz. He said that there are no news at the moment about team. There's a good atmosphere in the team, everyone is calm and quiet, so we hope that we will have good news soon about team. For sure was a huge crash, but we don't know nothing more about. A te Marco. Grazie Lorenzo, prendiamo ovviamente tutto quanto di buono ci è arrivato dalle tue parole, il fatto che insomma l'atmosfera sia quantomeno tranquilla, secondo me è un ottimo segnale, anche se come dici tu ovviamente non vuol dire niente finché team non si sottoporrà agli esami medici, non potremo sapere quali sono esattamente le sue condizioni, però insomma ci auguriamo, ecco, che sia tutto confermato. Tempo scaduto per quanto riguarda gara 2 della 125, aspettiamo a questo punto l'esposizione del cartello dei due giri al termine, che dovrebbe già essere stato esposto visto che sta passando Hoffer e quindi Scuteri è già transitato da circa 4 secondi. Scuteri davanti, poi Hoffer, Guadagnini, Bonaccorsi, Meo Wissen quinto, poi Barcella, Kongost settimo, poi Facca, Polak e Ambrilson decimo. Nomi tutti da scoprire ovviamente, che scopriremo da qui probabilmente già nel corso di questa stagione. Sono personaggi nuovi che ovviamente la 125 dà la possibilità di a cui la 125 dà la possibilità di emergere. Scuteri è in totale controllo della situazione, ha girato anche decisamente più alto nell'ultimo passaggio, 2.05, si avvicina un po' Hoffer, ma non è assolutamente in pericolo la sua prima posizione. Lo vediamo là dietro il pilota KTM, effettivamente manca ancora un giro e mezzo, però Emilio probabilmente ha la situazione sotto controllo. Lo vediamo mettere la moto piatta su un panettone, il che ci testimonia come
stia guidando assolutamente senza troppa pressione. Stiamo facendo i conti qua con Thomas Traversini per cercare di capire chi si porta a casa l'assoluta in base anche al punteggio della manche, perché rispetto alla gara 1 questo risultato ha sconvolto la classifica. Ma direi che se i miei conti non sono sbagliati, se dovesse finire così, Guadagnini dovrebbe vincere l'assoluta davanti a Scuteri e terzo Offer. Però chiaramente prendetela con il beneficio di inventario, perché non è il mio compito fare le classifiche, quindi questo è quanto. I valori in campo erano questi: Scuteri, Guadagnini e Offer. Comunque si sono giocati la gara. Ci dispiace che sia uscito dalla lotta subito i primi giri al Zinga, che sarebbe avrebbe chiaramente cambiato le carte in tavola anche per la classifica assoluta. E allora andiamo a vedere un ulteriore riscontro cronometrico per l'ultima volta per Emilio Scuteri, che sta andando a prendersi la vittoria di gara 2. Offer si è avvicinato tanto, e allora attenzione, perché i colpi di scena oggi non finiscono mai. Si stende Scuteri, probabilmente spinto da un Offer che si era avvicinato tantissimo. Era un secondo il vantaggio del pilota italiano su quello austriaco. Erroraccio di Emilio Scuteri, al quale avevamo già consegnato la vittoria, quindi chiediamo scusa ovviamente, ma certo non è responsabilità nostra. Sembrava che tutto stesse andando in quella direzione, evidentemente invece Emilio si è un po' distratto del rientro del pilota austriaco, che zitto zitto a questo punto ha fatto suo prima Guadagnini e poi ha approfittato di questo errore di Scuteri, che sembrava anche avesse preso un bel colpo. Sì, sembrava che avesse picchiato la testa, probabilmente gli è partita la ruota anteriore, è andato giù, non se l'aspettava, quindi è andato giù di peso su con la zucca, diciamo, e è rimasto un po' stordito. Mi auguro che non sia nulla di assolutamente grave, l'ho visto muoversi subito e non ci voleva, sinceramente, per il suo morale, visto che è partito un pochino più in ritardo rispetto agli altri, proprio a causa di un infortunio al ginocchio. Certo. In questo momento magari gli avrebbe dato morale questa vittoria davanti a Offer e Guadagnini per affrontare, tanto rivediamo la caduta. Vediamo cosa è successo, si va a chiudere davanti. Il gas, staccata, buca, l'anteriore non assorbito e si è chiuso lo sterzo. Una bella botta per Emilio Scuteri, voleva, non soltanto a questo punto per il risultato di gara, a campionato praticamente ormai perso a vantaggio di Guadagnini, ma quanto per le condizioni fisiche ovviamente del pilota, che speriamo siano serene. Come diceva Thomas, viene già ad un infortunio, quindi insomma il 2018 è iniziato da poco e in questa fase sarebbe meglio star lontano dai problemi in vista del campionato continentale. Ci siamo al finale di gara, ha vinto gara 2 sfruttando gli errori altrui, ma comunque di gran classe e di gran merito il pilota austriaco René Hofer. Bravo René, speriamo di avere notizie di Scuteri, che sia tutto a posto. Seconda posizione ed è così campione della classe 125 agli internazionali d'Italia Selle dalla Valle Series 2018 Mattia Guadagnini, che a questo punto potrebbe davvero aver conquistato l'assoluta avendo preceduto Offer in gara 1. Comunque aspettiamo l'ufficializzazione, arrivano i complimenti di Marco Maddi, che è già a numerosi titoli conquistati nelle vesti di team manager, insomma ha scommesso sulla 125 e sta ottenendo dei risultati importanti. Andiamo a vedere gli highlights con Bonaccorsi, che riesce a conquistare una bella partenza al comando, si porta appresso Scuteri, resiste per quello che può il pilota della KTM Silver Action, ha fatto una prima parte di gara molto molto convincente, poi però ha dovuto mollare il passo a Emilio, che in questa fase sembrava davvero imbattibile. Alle sue spalle è successo di tutto, questo è il fattaccio che mette fuori gioco Elzinga, lasciando a Guadagnini e Offen la sfida per il secondo posto. Offen ci ha messo un bel po' a passare il nuovo campione della classe 125, una volta che ci è riuscito però ha messo pressione a questo Emilio Scuteri, che forse si era voltato anche a un giro e mezzo dalla fine, commettendo poi quell'errore che non abbiamo capito se essere figlio di questo rientro di Offen o se invece semplicemente uno sbaglio in un momento sbagliato della gara, scusate il gioco di parole, però vedete qui si era accorto che stava arrivando e forse si è un po' innervosito.
Ma una caduta proprio stupida, veramente non ci voleva per Emilio, perché sarebbe meritato la vittoria di questa manche. Niente, niente da dire. È andata così, purtroppo abbiamo visto nella manche precedente anche i migliori sbagliano. Abbiamo subito le impressioni di Emilio Scuteri ai nostri microfoni. Emilio, un disastro a due giri al termine, quando eri in testa hai perso il controllo della moto, come stai innanzitutto e poi cosa è successo? Ero stanco, ero molto stanco perché la prima manche ho dato tanto. Niente, sono caduto, ho preso lo sterzo in pancia, mi fa un po' male all'addome. Cioè, appena sono caduto non riuscivo a respirare, mi faceva male la testa. Ora sto meglio e niente, peccato, ho buttato una manche che era ormai vinta. Grazie Emilio, a te Marco. Grazie Emilio e complimenti comunque per la tua stagione, perché sono state tre gare che hai corso con il massimo impegno, nonostante appunto una condizione fisica non ideale, e forse non ti meritavi, ecco, di chiudere questo terzetto di internazionali in questo modo. La vittoria sarebbe stata la ciliegina sulla torta per dimostrare di essere stato un ottimo rivale di quello che tra poco festeggerà il titolo del 2018, cioè Mattia Guadagnini. Thomas, assoluta, ecco, sono usciti i numeri, Guadagnini davanti a tutti, poi Hofer e Elzinga che riesce a chiudere al terzo posto dell'assoluta, almeno così risulta dai nostri monitor. Per tornare un attimo su Scuteri, Thomas, abbiamo visto che ha un adesivo della federazione sul casco, che sì, vuol dire? Non solo lui, quello è un progetto della federazione che è partito quest'anno, si chiama Progetto Talenti Azzurri, e ci sono dei piloti coinvolti, per la precisione 10, probabilmente diventeranno 11 da qui a poco. Nel motocross è un progetto che diciamo coinvolge in parallelo diverse discipline della federazione motociclistica, e nel nostro campo, che è quello del motocross, ci abbiamo dei piloti che seguiamo a livello, quelli che diciamo seguiamo più in modo particolare sono quelli che sono venuti fuori dalla classe 85 l'anno scorso e quelli che fanno il campionato europeo 125 e quelli che dalla 125 sono appena passati in 250, chiamiamoli giovani promettenti che si affacciano a livello europeo alle varie classi. Ok, stiamo cercando di capire che cosa è successo al pilota Elzinga, che pare essersi fortemente infortunato, ma lo scopriremo fra poco. Prima dobbiamo festeggiare il titolo di Mattia Guadagnini con una clip. Bravissimo Mattia Guadagnini, del resto l'obiettivo per il quale è stato ingaggiato era quello di, uno degli obiettivi quantomeno, questo è il primo, era quello di vincere gli internazionali 125, arriva la stretta di mano con René Hofer, questo è Alberto Barcella che esatto, dovrebbe aver chiuso terzo nel campionato, quindi ha rispettato gli ordini Mattia, che non è proprio una cosa che è scontata per forza. No, non è mai facile vincere, sai, quando devi vincere solo quello che c'hai da fare è molto molto... non è facile rispettare quelli che sono i pronostici, ecco, le aspettative. Le aspettative. Chiaramente quello che mi fa piacere, che ti dico, che sia anche chiaramente Guadagnini, Bonaccorsi e Scuteri fanno parte dei Talenti Azzurri come facca nella 125. Sono contento che si sia inserito al terzo posto Barcella, che è un pilota che ha fatto poche gare l'anno scorso, pochi risultati alle gare nazionali di motocross, ha fatto qualche risultato in supercross, ma quest'anno si è messo in testa di fare più seriamente il motocross, e quindi mi fa piacere vederlo lì nei primi tre, e
c'è tanta Italia, tanti ragazzetti giovani in questa 125 mi auguro di cuore per me, ma soprattutto per loro, di ritrovarli al campionato europeo. Allora vedete salire sul secondo gradino del podio René Hofer, manca il terzo Rick Elzinga, vincitore di gara 1 e per questo si è guadagnato così il terzo posto nell'assoluta delle due manche, però purtroppo il pilota olandese sembra aver riportato un serio infortunio a entrambi i polsi, quindi non solo non ha chiuso la manche ma ovviamente non può essere neanche presente sul podio per recuperare il suo premio. Arriva un suo rappresentante per conto di Yamaha che sta, questo è il papà, ok, ci arriva la conferma via radio, quindi papà Elzinga va a prendere il premio al posto del figlio. E chi si va a prendere tutti gli applausi meritatissimi del pubblico di Mantova è Mattia Guadagnini, che ovviamente è raggiante, un ragazzo che sembra far presa anche sul pubblico per questo suo modo di essere, piuttosto divertente, piuttosto allegro, faccia pulita, insomma è un buon cavallo su cui puntare, così come Emilio Scutelli. Sì, i nostri sono tutti bravi ragazzi, adesso diciamocela tutta, certo. Tutte facce pulite, ragazzi educati, a posto, questo è già una grossa vittoria per noi, perché andare in giro e vedere che i nostri ragazzi sono comunque, oltre che veloci, anche bravi ragazzi e puliti, ci deve far pensare, ecco. Ed è Giovanni Pavesi, il presidente del motoclub mantovano Tazio Nuvolari, a conferire le coppe al terzo classificato Elzinga, al secondo Hofer e al vincitore di gara assoluta di quest'oggi a Mantova e anche del campionato 125, Mattia Guadagnini, in forze al team Maddi Racing, il cui team manager Marco è lì sul podio, che riceve la targa di vincitore dalle mani di Ivan Bidorini, presidente del comitato regionale Lombardia, per completare la premiazione. Resta ancora un tassello importante, è quello che consegna il presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli, e cioè la targa d'oro che certifica la vittoria del campionato a Mattia Guadagnini, che sorride dall'alto del podio. L'augurio è di poter vedere questa immagine più e più volte nel corso dei prossimi anni, le premesse ci sono tutte. Adesso, come è stato per le gare precedenti, si passerà alla consegna delle medaglie per l'ulteriore certificazione dei risultati del campionato. Si cambieranno i protagonisti perché non avremo più Elzinga, Hofer e Guadagnini, ma avremo il podio del campionato, che vede Guadagnini primo davanti a Scuteri e Alberto Barcella, era considerato il terzo uomo del campionato. Barcella così si è confermato anche quest'oggi. Ci dispiace per Emilio Scuteri, soprattutto per il modo con cui ha concluso la seconda manche, però tutto sommato è riuscito a confermare la seconda posizione in campionato. Sarà il presidente dell'FMI Giovanni Copioli a consegnare le medaglie, come è stato fino ad ora, appunto ai tre protagonisti. Eccolo qua, Alberto Barcella, poi salirà Emilio Scuteri e Mattia Guadagnini. Io devo salutare Thomas Traversini e congedarlo e ringraziarti soprattutto per il tuo tempo e la tua qualità che ci hai portato in cabina per tutte e tre le gare degli internazionali d'Italia. Sei stato un ottimo compagno di banco e quindi buon lavoro per una stagione che ovviamente ti vedrà protagonista di un ruolo difficile, cioè quello di accontentare tutti gli appassionati di motocross, ad avere dei talenti nuovi sui quali puntare. Te l'ho messa giù facile. Beh sì, molto facile, ti ringrazio, e c'è proprio bisogno di un in bocca al lupo. Io ce la metto tutta e spero che veramente ne vengano fuori tanti di talenti, perché di questo abbiamo bisogno. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao Thomas. Guadagnini va a prendersi la sua medaglia d'oro, consegnata ancora dal presidente della FMI Giovanni Copioli. Fra poco, se Lorenzo Resta è lì in zona, potremo anche sentire le loro parole dal vivo. Adesso è però giunto il momento di celebrare la vittoria del campionato, il finale del campionato, con tutte le foto di rito. Guadagnini, Scuteri e Barcella sono stati i nostri migliori tre rappresentanti della classe 125, tre gare dalla
Sardegna alla Sicilia e poi qui a Mantova per la conclusione di questa trilogia che quest'oggi soprattutto ci sta regalando emozioni a non finire, così come quelle che mi arrivano dal mio nuovo ospite, del quale non avevo certezza della presenza finché non si è palesato qua davanti a me, Davide De Carli, vice team manager del team De Carli e quindi di Tony Cairoli. Davide, grazie di essere qui con noi, sappiamo che queste cose non sono quelle che ti fanno impazzire, però ti ringrazio della tua presenza perché saprai sicuramente aggiungere notizie interessanti e punti di vista alla match del supercampione che stiamo per vedere. Sì, grazie a voi che mi avete chiamato, per me è un piacere venire qui e commenteremo tutto per bene, ecco. Intanto andiamo da Lorenzo Resta per le impressioni dal vivo del vincitore Mattia Guadagnini. Sì, sono qui con Mattia l'asparago perché è alto e magro, mi fanno fare tutti brutta figura sti piloti, tutti alti. Mattia, complimenti, una bellissima medaglia d'oro attaccata al collo e insomma un campionato veramente giocato da protagonista anche con l'ultimo colpo di scena dell'ultima manche. Sì, il campionato è andato veramente molto bene, anche questa gara pensavo di essere un po' più agitato, in realtà ero molto tranquillo, sono partito tutte e due le manche bene, ho tenuto bene anche questa, la seconda manche non me l'aspettavo, ma sono stato tanti giri davanti a Hofer che pensavo di essere agitato e quindi non riuscirci anche a guidare bene, ma sono stato veramente tranquillo. Mi spiace tanto per Emilio che è caduto all'ultimo giro e anche per Zinga che si è fatto male adesso in quest'ultima manche, ma sono veramente contento, voglio ringraziare il mio team, i miei sponsor, i miei genitori, tutti i fans che sono venuti qui per tifarmi e il gruppo Sfide, mitico gruppo Sfide. Grazie Mattia, in bocca al lupo per gli europei. A te Marco, tra poco avremo il presidente Copioli con noi. Ok, lo aspettiamo. Lorenzo, chiedi pure la linea. Salutiamo i ragazzi della 125, Guadagnini, Scuteri e Barcella e anche Hofer, l'austriaco che ha vinto gara 2 della classe 125. C'è già il presidente Copioli e quindi è tutto tuo Lorenzo Resta. Presidente, benvenuto dallo studio al campo. Abbiamo visto dei ragazzi della 125 straordinari, battaglia stupenda, adesso vedremo un altro giovane talento italiano, Antonio Cairoli, nella supercampione. È un giovincello ancora, dobbiamo augurarci che rimanga giovane ancora per un po' di anni perché comunque abbiamo bisogno di lui, ma sicuramente questi ragazzi stanno dimostrando che ci stanno mettendo tantissimo impegno. Noi siamo orgogliosi di questo progetto Talenti Azzurri, della quale anche Mattia fa parte, siamo veramente contenti che si possano impegnare e ottenere questi risultati. Spiace un pochino per Scuteri, peccato perché anche lui stava dimostrando di andare fortissimo, comunque sono sicuro che si potrà rifare, mantenere questo livello per il bene di tutti questi ragazzi che stanno alimentando questo vivaio e che speriamo possa darci risultati in futuro ancora più prestigiosi. Degli internazionali dunque che servono sicuramente a tirar fuori grandi talenti, servono per quelli che già sono grandi talenti invece a fare un'ottima preparazione, una formula vincente, un inizio di stagione migliore probabilmente nel nostro continente non c'è. No, come dicevo anche prima, secondo me queste sono appunto delle occasioni per far vedere che anche l'Italia comunque ha dei livelli veramente importanti di queste competizioni, perché sono un fiore all'occhiello per noi questi internazionali d'Italia. Direi che dopo il mondiale penso che insomma questa sia veramente una manifestazione, una formula che ha riscosso tantissimo successo, aumenta tutti gli anni la partecipazione di quelli che sono campioni che partecipano al mondiale, questo non può far altro che renderci orgogliosi di questi internazionali. Grazie presidente, a te Marco. Grazie Lorenzo, grazie al presidente Copioli, buon lavoro ovviamente per portare in alto il più possibile l'Italia del motociclismo. Abbiamo però un altro ospite, direi il padrone di casa, che è il presidente del motoclub mantovano Tazio Nuvolari, Giovanni Pavesi, ancora con Lorenzo Resta. Sì, siamo col proprio il padrone di casa, colui il quale ci ospita molto volentieri, immagino, perché una competizione di questo livello in casa propria è sempre un grande orgoglio averla. Certo, queste internazionali sono fantastiche, l'ultima poi racchiude tutti i campioni, è veramente una gara magnifica. Siamo orgogliosi noi di avervi qua e di riuscire insieme a voi a organizzare un grande evento. Una grande pista preparata per le grandi occasioni, un paddock accogliente, una grande sala stampa. Sì, abbiamo un po' tutte le caratteristiche del circuito adatto ai campionati del mondo, quindi
a tutto quello che questo tipo di campionato merita, ed è giusto che ci sia la sala stampa adeguata, il paddock adeguato e anche il circuito preparato per i grandi eventi. Grazie mille, a te la linea, Marco. Grazie Lorenzo, iniziamo a entrare in ottica supercampione. Come sappiamo, la gara che mette a confronto i migliori venti della MX1 e i migliori venti della MX2, e iniziamo subito a coinvolgere Davide De Carli per sapere quali sono state le impressioni di Antonio al termine della gara della MX1. Non so se quella fosse la strategia, però è scattato davanti, ha fatto il suo ritmo e ha vinto con in una maniera abbastanza tranquillizzante. Sì, ha fatto una buona partenza, ha cominciato ad imporre un ritmo, un buon ritmo, girando già dal quarto giro, ha fatto il giro più veloce e poi ha mantenuto così tutta la gara. Poi ha visto che Geyser purtroppo ha fatto una brutta caduta, quindi ha allentato un po' il ritmo e si è aggiudicata la vittoria, ecco. Ok, è logico chiederti se questa è la strategia che ci possiamo aspettare anche dalla supercampione adesso. Sì, sì, c'è sempre da stare attento con queste gare a livello internazionale, perché noi lo usiamo più che altro per un trapponino di lancio per il mondiale, proviamo la moto, proviamo se tutto funziona correttamente e poi se si parte davanti e si sente di vincere, vince. Ok, gli internazionali d'Italia ci hanno dato anche la possibilità di vedere tre condizioni abbastanza diverse. Siamo partiti dalla sabbia di Riola, poi il duro di Noto e quest'oggi, che potrebbe essere considerata un po' una via di mezzo anche per voi a livello di team, ma parlo in generale, non soltanto del team De Carli. È un'occasione per valutare moto e pilota soprattutto in contesti diversi e continuare con la messa a punto. Sì, sì, non si finisce mai di mettere a punto la moto, pista dopo pista cambia tutto, quindi specialmente qua a Mantova è una bella pista dove si possono fare dei buoni test per mandare avanti lo sviluppo della moto. Ok, vediamo ancora i piloti impegnati nella scelta del cancello. Eccolo qua, Antonio Cairoli, il tuo pilota. In gara 1 ha scelto una posizione un po' più esterna per star fuori dai guai, abbiamo pensato noi qui in cabina, ce lo confermi? Sì, sì, ha scelto una posizione abbastanza centrale per essere un po' più tranquillo, ecco. Ci sembra più che tranquillo, scherza con il suo amico di sempre Alex Lupino e con i ragazzi delle Fiamme Oro, Massimo Beltrami e Cristian Ravaglia. Arriva anche lo speaker Giancarlo Ricciotti, che assieme a Francesco Schipinadile stanno coprendo la parte live. Arriva il saluto anche da Gianluca Facchetti, che è un altro pilota che tu conosci molto bene. Possiamo dire che sia un po' la scoperta di Toni Cairoli, forse esagero, però come sappiamo che sono amici e che lo sta seguendo e che lo sta consigliando, e i cui risultati si iniziano a vedere. L'anno scorso grande stagione per Gianluca, ma soprattutto da un punto di vista tecnico sembra che si sia ispirato molto alla guida di Antonio Cairoli. Cosa ci puoi dire? Possiamo sperarci davvero su questo Sì, Gianluca, io ci credo, ci ho sempre creduto e penso che sia un grande talento del motocross italiano, e penso che ci deve mettere tanto impegno per arrivare ecco, a livello di Toni, però penso che ce la può fare. Sentiamo Antonio che sta completando l'intervista live per il tanto pubblico che ha riempito il circuito Città di Mantova, che ovviamente il cui motoclub richiama alle gesta di Tazio Nuvolari. Non ne avevamo ancora parlato in apertura, comunque ovviamente è il personaggio che più ci piace nella storia di Mantova, che è un pilota che seppe vincere sulle due e sulle quattro ruote, guadagnandosi l'appellativo di Mantovano Volante. Quest'oggi il Mantovano Volante, almeno nella prima manche, è stato proprio Antonio Cairoli. Si va dentro per il giro di ricognizione, vediamo entrare per prime le MX2, che ovviamente hanno il vantaggio di scegliere le posizioni al cancello prima delle 4.50, almeno un piccolo aiuto, ecco, visto che nel confronto sono piuttosto svantaggiate. Anche se, cosa ne dici, su questo tipo di tracciato il confronto può essere, e il divario può essere ampio come era a Riola, oppure sono un po' più vicine come poteva essere almeno sulla carta a Noto? Beh, sicuramente con una cilindrata maggiore si facilita più la partenza, però ecco, se il pilota è bravo può comunque girare forte.
Vediamo quindi che sensazioni arriveranno dai protagonisti della MX2, soprattutto Calvin Vlaanderen con la Honda HRC ufficiale che abbiamo visto vincere la manche della MX2, e se riuscisse davvero a partire davanti avremo un po' il termometro di quelle che sono le qualità tecniche della, anche della piccola cilindrata a confronto con la maggiore. Purtroppo non ci sarà Tim Geiser in pista, il suo incidente lo abbiamo visto a metà della gara della MX1, non abbiamo ancora ulteriori notizie, quindi quando le avremo ovviamente saremo ben lieti di fornirvele. Non ci mancherà insomma in pista in questo momento, era alla sua prima gara all'esordio, sicuramente tutto voleva tranne che avere questo epilogo in un incidente. Davide, non so se tu l'hai visto dal vivo, volevo chiederti se, sì, se fosse possibile, se hai avuto un'idea di che cosa possa essere successo. Sì, io ero in pista proprio dove è caduto lui e ho visto che praticamente dal panettone ha saltato lungo ed è arrivato quasi sulla gobba. È stato un brutto incidente del salto successivo. Sì, del salto successivo è stato un brutto incidente, ho visto che ha picchiato la faccia forte, speriamo che non si sia fatto nulla di grave, ma è stato veramente un gran bel incidente. E tutto questo in un momento in cui stavamo tessendo le lodi perché stavamo dicendo che non stava reagendo con il consueto nervosismo, con la consueta aggressività al sorpasso di Jeremy Van Orebeck, che sembrava un Geiser che stesse controllando la situazione, che si potesse accontentare tranquillamente del terzo posto, e invece poi all'improvviso è arrivato questo fulmine che speriamo non abbia compromesso troppo la prima parte della sua stagione, perché ovviamente le ambizioni del pilota sloveno erano quelle di combattere con Antonio Cairoli, con Jeffrey Herlings e con tutti gli altri piloti che ambiscono a vincere il titolo mondiale del 2018. Quindi aspettiamo ancora notizie di team, ma ovviamente a lui vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione. Entriamo in pista, ormai il giro di ricognizione è completato. Che tempo fa fuori, Davide? Fa freddino, pioviccica, adesso ha smesso, quindi dovrebbe essere un po' meglio della prima manche. Abbiamo visto a metà di gara 1 Antonio Cairoli sciogliersi un po' le braccia, ma ne parliamo dopo perché c'è un contributo che sta arrivando. Siamo con Andrea Barbieri della FMI, un'ultima, terza e ultima prova di Internazione Italia che sta andando alla grande. Purtroppo non ci ha assistito molto il tempo, ma abbiamo fatto l'emplen di pubblico, di piloti, di spettacolo. E questa Internazionale Italia si stanno superando anno con anno, speriamo di, anche l'anno prossimo, di fare ancora meglio di quest'anno. Comunque è veramente uno spettacolo, e poi abbiamo visto anche chi non è potuto venire, che sta seguendo la TV, abbiamo visto che c'erano prima 50.000 like, dunque veramente eccezionale questa Internazionale d'Italia, considerati anche all'estero, fuori dal campionato del mondo, il campionato più bello di tutta l'Europa. Grazie mille a te Marco. Grazie, lo chiedo a te Davide, insomma siete qui, magari spero soprattutto non soltanto per il Montepremi messo in palio nella Supercampione, ma anche perché questi internazionali sono importanti per prepararsi al mondiale anche a livello tecnico. Sono molto importanti perché noi, come ho detto prima, proviamo tutto. Siamo stati un mese in Sardegna dove ci siamo allenati sulla pista di Riola, poi abbiamo corso direttamente lì e già abbiamo messo già la moto a punto per la prima gara dell'Internazionale d'Italia, e poi appunto le gare continuano e continua anche lo sviluppo. Ok, andiamo ancora da Lorenzo Resta per contributo pre-gara con il race director Gian Domenico Baldi. Sì, con Gian Domenico Baldi, come hai detto tu, race director. Sono le fasi finali di preparazione per l'ultima gara di questa Internazionale d'Italia, che sono andati alla grande, qualche momento di tensione adesso perché proprio mancano pochissimi istanti. È veramente tutti dentro, scusate, sì, siamo nelle fasi proprio finali, sono stati tre appuntamenti veramente bellissimi e stiamo chiudendo veramente alla grande. Abbiamo un Tony che sta lavorando e sta guidando alla meglio, e dunque tutti con lui e forza, andiamo avanti.
più live di così non si potrebbe. Allora tutti dentro, come ha detto Gian Domenico Baldi, Race Director, a te la linea Marco. Grazie, buon lavoro, tutti dentro, è il termine giusto con l'arrivo di Calvin Vlaanderen che fa valere la vittoria della classe MX2. Prima però di andare avanti dobbiamo comunicarvi un'importante iniziativa per una raccolta fondi per i malati di SLA e che sono anche in stato vegetativo, si chiama MX per Slancio, si trova su Facebook, è una pagina Facebook che mette in vendita maglie e pantaloni dei ragazzi del mondo del motocross, fatelo, è importante. Antonio Cheiroli, 120 punti, bottino pieno, sarebbe bastato, visto la regola dello scarto, di essere presente quest'oggi, quindi ha già matematicamente vinto la classe supercampione, però ovviamente non si accontenterà, dovrà impegnarsi al massimo per ottenere quanto di più positivo dal confronto con Jeremy Van Orebeck, con Romain Fevre, con Tanel Leoc, tutti piloti che sono in pista e che cercheranno di dare battaglia al pilota siciliano. Mancherà ovviamente, l'abbiamo detto, Tim Geiser, purtroppo caduto a metà della gara della classe MX1. Vediamo come va l'ultima gara degli internazionali d'Italia, Selle dalla Valle Series 2018, ci arriva comunicazione adesso che le visualizzazioni su YouTube sono superiori a 130.000 e quindi un risultato incredibile che ripaga tutti gli sforzi del promotore Offroad Pro Racing e della Federazione Motociclistica Italiana, che per realizzare questa diretta che va in tutto il mondo in streaming con tecnologie nuovissime e la presenza ovviamente e la gestione di personale più che qualificato ha portato tutto quello che ci saremmo aspettati da questa esperienza, il successo, quindi lo celebriamo ancora prima di vedere l'ultima gara che accrescerà ulteriormente questi numeri da capogiro. Le MX2, Davide, si sono fatte fuori tutte le posizioni migliori, guarda come esterno Antonio, sì, come invece è andato da tutt'altra parte Jeremy Van Orebeck, con invece Romain Fevre che si è messo a fianco di Tony Cairoli. Sono scelte. Arriva Lupino, arriva anche Butron che forse gli soffia la posizione che il lupo si sarebbe voluto scegliere, si volta a sua volta e la griglia del resto è stata messa proprio per evitare questo tipo di atteggiamenti. In questo caso insomma mi sento di difendere il lupo che aveva la scelta privilegiata essendosi schierato davanti a Butron, però alla fine cambia poco. Al loro fianco c'è Yasikonis, poi c'è Max Nagel con il numero 12 che rientra con la TM ufficiale, insomma ci sono un sacco di bei piloti, con il numero 10 Vlaanderen nel 161 Ostund, Larragnaga col 66, Rubini con l'8, Lesiardo 44, il 747 del neocampione MX2, Michele Cervellin, poi Van de Mosdijk, Tropepe con il 223, Ravera con il 29, Edberg con il 48, Gianluca Facchetti numero 22, 321 per la TM ufficiale di Samuele Bernardini, poi Van Donnik 172, Yuri Quarti 137 con il 766, Michael Sander, Roland Edelbacher con il 109, poi Forato 303, Furbetta 275, via via tutti gli altri per poi trovare le MX1 con Cairoli 222, l'89 di Jeremy Van Orebeck, quindi Romain Fevre 461, Tanel Leoc con numero 7, il 12 di Maximilian Nagel, 77 di Lupino e poi Butron con il 17. Ormai ci siamo, tutto pronto, 15 secondi alla partenza dell'ultima manche degli internazionali d'Italia 2018 Selle dalla Valle Series, la sfida finale che chiude la trilogia Riola Noto Mantova. 5 secondi, giù la testa, mai lo sguardo, inizia la festa, ci vediamo al traguardo con Cairoli davanti a tutti all'ingresso della prima curva, va largo, taglia dentro, da paura la partenza di Antonio Cairoli che va a conquistare l'ennesimo Just One All Shot davanti a Tanel Leoc e poi ci sembra una Yama, dovrebbe essere quella di Fevre, c'è la onda di Vlaanderen che non è partito niente male, forse anche Facchettino potrebbe essere là davanti, confermato, e anche Forato. Sì. Forato era nel gruppetto dei buoni alla prima curva con anche un ATM di Bernardini. Sì, è proprio lui, le MX2 non sono partite affatto male. Cairoli sta però approfittando
di questo bello scatto che lo vede prevalere su un Tanelleo che sta facendo un'ottima stagione, ma che in questa fase soprattutto argina un po' la presenza di Romain Fèvre alle spalle del siciliano, permettendogli di allungare un pochino. Al quarto posto c'è Samuele, poi c'è Facchetti, poi Vlaanderen e poi l'altra Yama, quella di Jeremy Van Orebeek, scattata non benissimo evidentemente la sua scelta alternativa, quella dei top rider che come Cairoli e Romain Fèvre, non ha pagato alla lunga distanza. Primo ferro di cavallo, totale controllo per Antonio. Questa è una parte in cui i canali la stanno facendo da padrone. Mi sorprende Davide in tutto questo da Samuele Bernardini, che là dietro non ne ha fatto lontano. Sì, è partito forte e adesso se prende il ritmo, ecco, può accodarsi. Attenzione a Fèvre che incrocia le linee con uno degli specialisti del terreno morbido come Tanelleo, che ha azzeccato una bella partenza e ora se la deve vedere. Attenzione, rischio per l'estone Tanelleo, che potrebbe aver perso la posizione. Così è confermato a questo punto, sarà duello fra Antonio Cairoli e Romain Fèvre. Primo giro via le lenti a strappo, come solito fare Antonio. Vi costerà un occhio della testa in lenti a strappo, perché vediamo che se ne leva di continuo, non voglio sapere quante se ne mette prima di una manche. E con Fèvre che vuole a questo vederci punto bene, ecco, è secondo, poi Leoc, Bernardini, Van Orbeck, Vlaanderen, Facchetti, Monticelli, Forato, Larragnaga, i primi 10 di questo primo giro. Andiamo di nuovo da Lorenzo Resta, che potrebbe avere un aggiornamento importante su Team Geyser. Assolutamente sì, Marco, sono con il dottor Alberto Mainini, che è l'ufficiale medico qui a Mantova oggi per questa ultima tappa internazionale d'Italia. Dottore, come sta Team Geyser? Che cosa avete come notizie per noi? Come sta? Adesso è in pronto soccorso, comunque era stato trasportato in codice verde, ha un trauma craniofacciale non commotivo, il paziente è sempre stato lucido, vigile con i parametri vitali, ha probabilmente una frattura del seno del macellare con una lussazione di alcuni elementi dentali e una lacerazione e del fornice gengivale e del mento, quindi delle lesioni da strappo del massiccio facciale, credo comunque guaribili in una ventina di giorni, stando a quello che ho visto. Poi dopo la lastra, le complicazioni, quelle ovviamente non le so. Certo, la ringrazio moltissimo, dottore. Allora, con un bel sorriso che diamo queste notizie, se Marco, se mi permetti, la darei anche in inglese. Certo, a questo certo, punto prego, prego. So we are here with the doctor Alberto Mainini, as official doctor of the race here in Mantova. Only good news for Team Geyser, that was always woke up, was talking with the doctors, was talking with his team. They said that there are no big problem. Of course, there are some trouble on his face because he hurt really, really hard on the handlebar, but he was transported to the hospital in what we call in Italy green code. We have three codes, as green, yellow and red. The red, of course, is the worst one. The green is the easiest situation that you can have when they take you to the hospital. So good news for Team Geyser that probably, as the doctor said, could have for a couple of days of recovery before be back on the bike. A te, Marco. Cambia tutto nelle prime posizioni della pista. Cairoli sempre davanti, poi Fèvre, Leoc, ma Van Orebeek si è portato già alle spalle dei battistrada, facendo scendere quindi Bernardini, Vlaanderen, Monticelli, Nagel di una posizione. Il pilota Yamaha sta cercando di recuperare, mentre intanto Davide, chi è che sta girando forte? Adesso ha fatto Toni 54,6 e Fèvre ha fatto 54,4, quindi ecco, sta andando forte adesso Romain. La differenza fra i due è di 2 secondi e 1, quindi potremmo anche vedere un confronto diretto, a meno che Cairoli non sia ovviamente d'accordo, e lo scopriremo solo sul prossimo passaggio, perché le immagini vanno giustamente su Samuele Bernardini, che è il primo delle MX2 e sta facendo non soltanto una bella partenza ma anche una bella gara, sta tenendo un bel ritmo. Questo ci fa anche piacere, perché l'avevamo visto cadere alla partenza della MX2 e essere travolto anche da qualche pilota, credo anche Facchetti lo abbia colpito ovviamente in maniera del tutto incolpevole. Quindi ci sembra che la seconda manche è partito bene, sta guidando anche come gli sappiamo fare. Speriamo ovviamente che la tenuta
sia un pochino più lunga. Intanto problemi per il numero 43 che finisce fuori, dicevamo, di Bernardini, che possa avere una migliore tenuta nell'arco della manche. Per il momento sta avendo ragione di Calvin Vlaanderen, che non solo è il vincitore della classe MX2 ma è anche in sella a una Honda HRC ufficiale, che sta iniziando però a farsi minaccioso alle sue spalle. Davide, nuovo passaggio, cosa cambia? Sì, adesso Toni ha fatto il record, quindi ha visto Febre che stava spingendo da dietro e lui si è impegnato a fare il giro più veloce. 54,3 contro 54,7, la differenza non è così tanta come ti saresti aspettato, oppure Antonio sta ancora cercando di sondare le possibilità di Febre, perché sono gli unici due che girano sotto anche Febre, 1,55. Anche Febre ha girato forte, comunque 54,7, sempre 54 è girato. Non è malaccio, Leuk sul 56, gli altri tutti oltre il 55, con Bernardini che fa segnare un 57,2, 56,9 invece per Vlaanderen, che alle sue spalle si fa abbastanza minaccioso. Si va negli ultimi 20 minuti di gara, ancora il confronto fra chi riesce a guadagnare la palma della miglior MX2. La pista si sta piano piano scavando e arriva a questo punto a un livello normale, insomma. Davide, non credo che Antonio ti abbia fatto particolari riferimenti al tracciato, che rispetto alle altre due gare sembra essere piuttosto scorrevole. Sì, la pista è bella, ecco, giusto qualche canale sulla rampa adesso nella Supercampione, però la pista è bella, bucata giusta e scorrevole, molto bella la pista. Attenzione, perché Vlaanderen rompe gli indugi e inizia a mettere seriamente a rischio la posizione di Bernardini, che ovviamente non ci sta, insomma, questo carattere glielo conosciamo, non reagisce sempre bene ai sorpassi. Berna riesce sempre in qualche modo a inventarsi qualcosa per poter rispondere e recuperare la posizione, quindi Vlaanderen dovrà sudarsi nel modo che ritiene più opportuno la quinta piazza di questa Supercampione. Qui traiettoria ovviamente diversa dovuta alla doppia linea creata da Mauri Del Barba, ha la traiettoria interna Vlaanderen, potrebbe però non riuscire a farla valere perché è bello scorrevole all'esterno Bernardini. Comunque sembra imminente l'attacco del pilota Honda, vediamo già alla seconda curva potrebbe forse succedere qualcosa, se non prima del rettilineo dei tripli salti. Qui siamo a questa importante staccata che vede ancora Bernardini mantenere la posizione. Siamo qui che abbiamo in un punto in cui abbiamo visto qualche sorpasso quest'oggi, entrambi però scelgono la stessa linea e quindi per il momento niente da fare per Calvin Vlaanderen, che resta alle spalle del nostro portacolori Samuele Bernardini. Andiamo a vedere gli altri: c'è Monticelli settimo, c'è Cervellin decimo, poi Pezzuto undicesimo, Tropepe 13, poi Forato cerca traiettorie alternative. Calvin Vlaanderen qui cerca di incrociare, probabilmente incrocerà anche qua se i canali glielo permettono. Esatto, è quello che succede, qui guadagna l'interno, potrebbe portare l'attacco e vediamo se però è d'accordo Samuele, che non lo sembra affatto. Riprende la traiettoria interna e si riprende anche la posizione. Occhio qui, Vlaanderen ha la possibilità di portare un ennesimo tentativo, ancora una volta però tiene tutto sbarrato Samuele Bernardini, che non ci sta, tiene ben salda la sua quinta posizione, non si volta neanche in aria, tanto ha capito che è minaccioso il pilota Honda, che qui va all'esterno, poi dopo taglia dentro e questa volta riesce nell'impresa di guadagnare la posizione. Samuele dà dimostrazione però di aver dato tutto e che quindi ha speso moltissimo per questo duello. Davide, forse ti sei ricordato qualcosa che riguarda Geyser e un certo Cairoli in un Gran Premio di Lombardia da queste parti, paio di anni fa. È stata una bella gara, Toni era un po', ecco, acciaccatello che aveva avuto un piccolo infortunio e quindi non aveva potuto vincere, se no quella gara l'avrebbe vinta. Vediamo se vincerà anche quest'oggi, perché torniamo davanti, subito l'immagine ci chiarisce le intenzioni del francese Romain Febvre, che non è affatto lontano, 1,06 secondi dopo 10 minuti di gara, non è per niente male come ritmo per il campione del mondo del 2015. Antonio, per il momento come lo vedi? Davide, lo chiedo a te, inutile che lo dica io, sta controllando o sta spingendo? No, sta guidando bene, sta guidando pulito e penso che ha la situazione sotto controllo, ecco. Poi non bisogna rischiare su queste gare, come già ho detto prima.
Febvre alle sue spalle, sta invece cercando di accorciare ancora di più il gap e magari cercare di ingaggiare una battaglia. In quel punto lì, già dalla manche dell'MX1 affrontava quel rettilineo in monoruota per assorbire un po' le buche in staccata. Dettaglio tecnico non da poco per Antonio Cairoli, che dimostra di avere un buon controllo non soltanto della situazione ma anche della gara. Lì stava intanto facendo un curvone queste chicchette ce l'ha. Attenzione, andiamo a vedere qualche replay. Abbiamo visto l'all shot just one, vediamo il sorpasso di Vlaanderen ai danni di Samuele Bernardini, che nell'ultimo passaggio ha accusato un po' il colpo girando più alto dei due minuti. Per lui ovviamente il problema non è certo la velocità quanto un po' la costanza nella lunga, nell'arco di tutta la manche. Questo Febvre, caro Davide De Carli, sembra riuscire ad avvicinarsi e si fa minacciosissimo alle sue spalle. Un Febvre che in gara 1 nella MX1 quantomeno ha faticato a venire fuori dopo una partenza non eccezionale, ma che invece adesso sta cercando di mirare deciso a Cairoli. L'ultimo passaggio 55-7 per Antonio, 55-2 per Romain. La differenza fra i due rimane pressoché invariata, con Van Orebeck che gira abbastanza forte, 56-3. Poi arriva anche Leuk quarto, Vlaanderen, Bernardini, Monticelli, Nagel, Larragnaga e via via tutti gli altri. Romain Febvre è vicino e ha tutta l'intenzione di rovinare i piani a un Antonio Cairoli che vorrebbe probabilmente fare unplane nelle tre finali del supercampione dopo aver dominato a Riola. A Noto sta provando anche qua, adesso sì che sta facendo un pochino più sul serio, perché Romain Febvre è arrivato, l'ha preso. Vediamo come evolve la situazione con Cairoli che si volta, lo vede, adesso capisce le intenzioni del francese che si avvicina in un lampo e addirittura tenta un timido sorpasso nonostante la distanza fosse decisamente inopportuna. Qui scrabba, si va su in salita al primo ferro di cavallo con Romain che accende la miccia per andare all'interno di Antonio Cairoli, che resta ben tranquillo, lucido, in piedi sulle pedane, traiettoria pulita interna. Vediamo come cerca di gestire questo arrivo del pilota Yama, decisamente opposto come stile di guida e anche come intenzioni in questa fase della manche. Antonio sembra essere più pacato e naturale, mentre la grinta che contraddistingue del resto questo pilota francese si stanno contrapponendo proprio allo stile di guida del siciliano. La pista è più bucata di prima, Questo potrebbe aiutare un po' Antonio Cairoli, ovviamente nella scelta delle traiettorie migliori. Con un altro passaggio, Cairoli 56-0, 55-9 per Febvre, girano uguale. Nel frattempo andiamo ancora da Lorenzo Resta. Con Eric Eggens. Hi Eric, welcome in Italy for this International d'Italia race. There's a big duel in front in between Tony Cairoli and Romain Febvre on a Yamaha, but I want to also talk with you about how good is doing Yamaha in this moment in this kind of races. Yeah, I think since the last two or three years we really improved. We can see it's getting more blue. Of course, in all the classes we could say, but I think this is a fantastic race where Romain, but also Jeremy, is showing again to be competitive and really push for the win. So it's only 2 weeks before the first GP, so most probably it's gonna be a great season. So everything is looking quite positive, and then we see. We know the competitors are very strong. But I think our guys have done a great job in the winter, so I think we're ready for it. Cool. Thank you. Eric Eggens, che è motocross racing manager per Yamaha Europa, ci dice che i suoi ragazzi, i suoi piloti sono assolutamente pronti per iniziare una grande stagione. Hanno fatto un grande lavoro sia di sviluppo sulla moto sia di preparazione invernale e in queste gare stanno dimostrando di essere lì. Romain in questo momento sta cercando di insidiare Cairoli per la vittoria, ma anche Jeremy ha fatto vedere cose egregie. Dunque dice, tra due settimane il campionato del mondo della MXGP parte in Argentina, in Patagonia, e noi saremo pronti per fare del nostro meglio. A te Marco.
Grazie Lorenzo, le immagini intanto ci chiariscono che Antonio Cairoli ha girato il cappellino e ha cominciato a girare 53. Forte per davvero, 53.6 il suo passaggio all'ultimo riferimento con Romain Fèvre, 54.8 il gap sale a 2 secondi e 3, poi arriva Jeremy Van Orebeck 55.6, staccato di una dozzina di secondi, Tanelleo che è sempre quarto, poi Vlaanderen quinto, Davide stava giocando anche oggi. No, Fèvre, ha visto che Fèvre stava spingendo, quindi lui ha aumentato poco poco il passo per rimanere un po' più tranquillo, ecco. La possibilità di riuscire a avere questi cambi di ritmo repentini sono anche queste delle prerogative che Cairoli ha nel suo taschino e che non sono poi così banali in uno sport come il motocross. Insomma, chi lo pratica si rende conto che riuscire a switchare, a fare giri veloci, a controlli della situazione così non è proprio una roba che riesce a tutti, forse anche piuttosto da extraterrestri. Cairoli continua a martellare il suo ritmo, aspettiamo il prossimo aggiornamento, però la qualità e la velocità si stanno venendo fuori con Romain che in questo momento sta cercando di gestire le energie per quantomeno contenere lo strapotere del pilota siciliano, un Fèvre che quantomeno è rimasto lontano dalla battaglia in famiglia con Jeremy Van Orebeck. Con Tanelleuk quarto, poi Vlaanderen, Bernardini resiste al sesto posto e ricomincia anche a girare su tempi piuttosto buoni sotto i 2 minuti, è addirittura davanti al suo compagno di squadra Maximilian Nagel che guida però la TM 450, poi Ivo Monticelli, Michele Cervellin è nono, chiude la top 10 Rohan van de Mosdijk con Larragnaga, Tropepe, Pezzuto, Bonini e Lupino alle sue spalle. Un altro passaggio, 53-1 contro 54-8, insomma Antonio bene. Ha decisamente rotto gli indugi, bene sì. No, ma guida bene, lo vedo che si diverte mentre guida, questo è importante, quando ti diverti vedi i risultati. Credo che Antonio abbia ancora tanta voglia, tanta motivazione, ma a parte la motivazione per la vittoria, insomma io credo che quello che porta Antonio Cairoli a giocarsi un'altra stagione come riferimento sia proprio ancora la voglia di andare in moto, ma proprio nel vero senso della parola. Sì, la voglia di andare in moto, lui quando va in moto, quando si allena si diverte sempre, e questo, come ho detto prima, è molto importante perché non ti pesa. Quando ti alzi la mattina e vai in moto, a lui non gli pesa, quindi questo è importante. E quando potrebbe benissimo godere di un tenore di vita decisamente più sereno, di prendere la moto e andare a fare buche, canali in piste da motocross durante un inverno che non è mai una preparazione di quelle facili, insomma il recente inverno in Sardegna ci ha dimostrato e ci ha confermato ancora una volta che la voglia e la motivazione è intatta. Questa immagine invece ci certifica il gap fra Van Orebeck che vediamo inquadrato e il secondo Romain Fèvre che si è staccato ulteriormente da Antonio Cairoli, il gap sale a 4 secondi, quindi si va verso un finale a favore di Antonio Cairoli. Jeremy Van Orebeck che in campionato non è troppo avanti perché è stato vittima di una penalizzazione dopo il fatto di Noto con il sorpasso con le bandiere gialle nel primo passaggio, e quindi a giocarsi il podio ci sono Cairoli, Fèvre e Tanelleuk con Max Anstey che è assente, Lupino che avrebbe potuto approfittare di una qualsiasi incertezza di Tanelleuk, ma in realtà il pilota estone è al quarto posto e potremo a questo punto abbastanza concretamente vederlo sul podio assieme a Antonio Cairoli e a Romain Fèvre, nonostante gli sforzi di un Jeremy Van Orebeck che forse quest'anno riesce a dare più soddisfazione al suo team nella manche della MX1, mentre nella supercampione ha ottenuto risultati al di sotto delle aspettative, nonostante sia uno di quelli che prendono gli internazionali parecchio sul serio e che sono sempre veloci in queste gare prestagionali. Sì, a Jeremy, te piace Jeremy? Jeremy è stato sempre veloce agli internazionali, poi è un bel pilota, comunque anche nel mondiale sta sempre nei primi 5.
anche per lui abbiamo visto qualche problema alle braccia, forse il freddino e l'umido di Mantova non aiutano il fisico. Beh, fa freddo perché la temperatura adesso sarà sui 5 gradi, quindi il corpo è abbastanza percepito freddo. È meno 20 però perché è umido. E questo ovviamente crea qualche difficoltà agli avambracci dei piloti di motocross che tendono a gonfiarsi, e soprattutto con queste buche c'è il rischio che si gonfino e che non permettano più il corretto afflusso di sangue. Andiamo da Lorenzo Resta. Sì, siamo qua, proprio stiamo inquadrando in questo momento, c'è il box di Tony dove stanno controllando che tutto vada tranquillamente, che tutto sia sereno. Come vedi, facce impassibili, grande tranquillità, ed è proprio la tranquillità che questi ragazzi trasmettono a Tony e viceversa Tony a loro. È un grande esempio di come si lavora ad altissimo livello in motocross. A te Marco. Davide, li conosci quei due là? sì. Sono Nazareno Properzi e Michele Lavetti, due tecnici di Tony Cairoli, ovviamente in seno al team De Carli. Senza svelarci troppo, perché ti avevo promesso che avrei fatto il bravo, volevo solo capire com'è l'assetto della squadra, cioè c'è una persona che gestisce le sospensioni, uno il motore, come funzionano? Chiedo a te. Abbiamo i tecnici VP direttamente al nostro fianco ogni gara, e Nazareno e Michele che lavorano sulla moto da gara insieme. Con mansioni uguali, insomma. Sì, non c'è differenza, lavoriamo tutti insieme. La parola insieme evidentemente è la parola chiave del team De Carli, dove almeno apparentemente dall'esterno si respira una grande serenità, una grande voglia di ottenere risultati e di farlo con un lavoro professionale mirato, con i risultati che arrivano da Antonio Cairoli. Andiamo a cercare la Honda numero 10 di Calvin Vlaanderen, che viene confermato come il primo pilota della MX2 al quinto posto, mentre alle sue spalle Nagel ha passato Samuele Bernardini, e quindi a lui la palma del miglior pilota TM in pista. Ti piace questo Vlaanderen, Davide? Sì, guida bene, mi piace come guida. Lui è sudafricano, mi sembra, e vive in Olanda, quindi ormai è diventato un sabbiaiolo e ha delle importanti ambizioni anche per la stagione 2018, vestendo i colori del team HRC. Ovviamente, insomma, quando ci si trova sotto certe tende è lecito aspettarsi che dei risultati importanti come quelli a cui aspira Antonio Cairoli. Due minuti ancora prima dell'esposizione del cartello dei due giri al termine. La situazione davanti rimane piuttosto invariata, con Cairoli 56,5 nell'ultimo passaggio, ha fatto 55,8, 55,6 per Romain Fèvre, che abbassa il gap sotto i 4 secondi, però è decisamente ancora a una distanza di sicurezza per quanto riguarda il siciliano. Mancano forse anche 4 giri, perché probabilmente riuscirà a fare un altro giro Cairoli prima dell'esposizione del cartello. Comunque siamo al pelo, andiamo quindi a vedere se farà un giro in più, un giro in meno, come aveva fatto a Noto. Davide, perché ha fatto un giro in più? Non si era accorto della bandiera? Ha fatto 25 minuti più 3 giri. Che dava la bandiera a scacchi, se ne è accorto dopo che la bandiera a scacchi era ancora arrotolata e quindi ha fatto un altro giro. Vabbè, ha fatto il giro d'onore. Esatto, piacerebbe anche a me fare un giro d'onore a quella velocità come è stata la sua, però diciamo che i siciliani hanno avuto così l'opportunità di vederlo in pista per un giro in più, e tutto allenamento poi alla fine per quanto riguarda Antonio Cairoli, che appunto si è doppiato. Fatto 25 minuti più 2 giri. I doppiati sono una costante evidentemente negli internazionali d'Italia 2018 di Tony Cairoli. Qui sembra una situazione più gestibile, a Noto invece è stato un po' più problematico e vi è costato anche una manche. Sì, i doppiati erano una cosa proprio fuori dal normale, già dal secondo giro già c'erano i doppiati, più che altro non c'erano le bandiere blu, quindi era piuttosto difficile. Abbiamo visto, quest'oggi invece sembra un po' meglio da questo punto di vista, 25 secondi, credo a questo punto che Antonio riesca a passare sotto il traguardo abbastanza agevolmente, non è affatto lontano la linea d'arrivo, e quindi si parla di 3 giri al termine,
eccoci, ci siamo, ultima curva, 10 secondi di margine, niente da fare, ancora tre passaggi per Cairoli che fa segnare 55-6 anche all'ultimo giro, 55-8 per Romain Fèvre. Il gap ormai si è cristallizzato, si tratta soltanto di concludere così gli internazionali d'Italia. La partenza per l'Argentina, almeno del materiale, è già per domani, Davide. Sì ragazzi, già tre giorni fa sono andati in Austria a mettere tutta la roba, l'occorrente, dentro le casse che poi va spedito in Argentina e è tutto pronto. La strategia di Cairoli dell'anno scorso fu quella di iniziare subito fortissimo, ma forse nella stagione scorsa c'era bisogno per dimostrare a tutti che gli ultimi due anni erano ormai alle spalle, che no, il peggio era passato. No, quest'anno vabbè, come si parte? Non c'era da dimostrare niente a nessuno. L'altro anno avevamo fatto una bella preparazione fisica e avevamo recuperato bene dall'infortunio e siamo arrivati in Qatar e si sentiva bene, ha vinto. Quest'anno partiamo uguale, parte come lui si sente, quindi a vederla adesso si sente bene, quindi è ottima come cosa. Direi che potrebbe confermarlo chiunque che questo Cairoli qua sta facendo tutti i passi giusti in questa fase prestagionale per poterci far sognare nel modo che tutti vorremmo. Ovviamente ultimo metà di giro e poi verrà esposto il cartello dei due al termine. Fèvre non sembra una minaccia, al terzo posto Van Orebeek, sale ulteriormente il suo gap, poi Tanelleuk, Vlaanderen resta confermato il primo dell'MX2 al quinto posto, quindi Maximilian Nagel, Bernardini, Cervellin, Monticelli, Van de Mosdijk, Larragnaga, Tropepe, Lupino, Iasiconi, Spezzuto e Lesiardo in sedicesima posizione. Tranquillo, un piccolo rischio per Cairoli, due giri al termine esposti, ancora qualche doppiaggio da effettuare, potrebbe essere forato. Perché non è arrivando. Facile da me stare qua, perché io sto sempre in pista quando lui corre. Lo so, e te ne sarò grato per sempre di essere venuto qua con noi, ma abbiamo avuto in cabina fior fior di personaggi in tutte e tre le gare, sempre facce nuove, sempre informazioni nuove, e non poteva mancare qualcuno del team De Carli, soprattutto visto questo metto qua, insomma, quello che sta facendo e quello che ha fatto in passato. Per Davide è certamente una soddisfazione, così come lo è per tuo papà Claudio, che possiamo dire non aver scoperto Cairoli, perché non sarebbe giusto, però aver trovato la chiave giusta per tirarne fuori tutto quello che aveva dentro. Ancora Nazareno inquadrato, guarda all'orizzonte, cosa pensa? Lui è sempre un po' preso quando c'è la gara. Non è disturbabile Nazareno Properzi, meccanico di Cairoli, anche lui da tantissimo tempo. Le facce sono quelle di chi sta aspettando l'arrivo di Antonio per fare una gran festa sotto al podio. Come diceva Lorenzo Resta, erano stati 10 titoli della MX1 per quanto riguarda la classe MX1 negli internazionali, sarebbero tantissimi anche quelli della classe supercampione, che una volta si chiamava Elite. Le buche adesso sono abbastanza profonde, sì. Antonio sta guidando tranquillo, ma neanche troppo. Ma lui l'ha presa come un allenamento questa gara. Si vede, c'è Roberto Rossi, c'è Tania Milani, insomma tutti i personaggi di KTM e del team. Ultimo passaggio, ultimo lancio per un Cairoli che ancora una volta ci fa saltare sulla sedia qui in cabina. Fa il bravo, perché sennò De Carli dopo non lo gestisco più. Si avvicina un po' Romain Fèvre alle sue spalle, riduce il gap a 2 secondi e 4, gira piuttosto forte, addirittura 3 secondi meglio di Tony Cairoli. Tony aveva sbagliato il giro prima. Nell'ultimo passaggio non credo che possa essere minaccioso, però teniamolo d'occhio, perché abbiamo visto nella 125 con Scuteri non è mai detta l'ultima parola fino al traguardo. Ovviamente, insomma, l'esperienza di Cairoli saprà anche gestire questa situazione in cui si è trovato più e più volte, in cui vogliamo rivederlo anche in futuro. Gli internazionali servivano quest'anno per avere una conferma. La conferma è arrivata. Doppiati, l'ultimo giro. Attenzione a Morgan Lesiardo che si fa da parte, Lesiardo che occupa la 17esima posizione, sarà poi la volta di José Butrón, evidentemente suo compagno di squadra tra le fila del team Marchetti.
che anticipano Antonio Cairoli, parte centrale della pista con Cairoli che aveva una Yamaha alle spalle, non so se è un pilota doppiato o se invece è il rientro di Romain Fèvre. Attenzione, cerchiamo di capirlo, non mi sembrava Romain, non sembrava una Yamaha ufficiale, almeno dai colori dell'abbigliamento, quindi potrebbe, ovviamente ce l'auguriamo, essere un finale tranquillissimo. Esatto, viene confermato, insomma non sì. È il francese, che sembra anche averla data su, perché il vantaggio è addirittura superiore rispetto a quello del giro precedente. Ultime curve per un Tony Cairoli che è stato abbottonato per tutta la preparazione invernale, si è allenato a Malagrotta e poi si è spostato in Sardegna, ha lasciato parlare i risultati della prima gara di Riola Sardo, in cui ha fatto il bello e il cattivo tempo, ha vinto a casa sua in Sicilia la scorsa settimana, vince anche a Mantova il titolo della super campione Antonio Cairoli. Olè. Che è ancora il riferimento in pista per tutti, seconda posizione per Romain Fèvre, terza piazza per Jeremy Van Orebeek, quindi confermati anche gli equilibri di gara 1 della MX1 con i tre piloti del team ufficiale a fare la differenza su tutti. Sorprende, forse no, dai, conferma bene Tanelleuk il quarto posto, che se abbiamo fatto bene i conti potrebbe aver fatto podio assoluto del campionato. Tanelleuk, arriva Antonio Cairoli, è raro vedere accusare il colpo a livello di stanchezza, se non in quei due anni un po' strani, insomma questi sono segnali che è pronto anche a fare i 30 minuti più due giri del mondiale. Sì, sì, si è preparato bene quest'inverno, a parte quei due anni che quei due infortuni che ha avuto l'hanno costretto a non spingere più di tanto come lui voleva, ma adesso è tornato e vedremo questa stagione come va. E noi ce lo godiamo tutto, sì. Davide, stiamo vedendo gli highlights con una bella partenza di Cairoli, una partenza anche piuttosto decisa, voluta, ricercata, è partito in testa mi sembra 6 volte su 6 quest'anno, sì. Quindi anche da questo punto di vista ti faccio i miei complimenti, perché non c'è soltanto il pilota ma c'è anche una componente tecnica. Qui vediamo la sfida fra Vlaanderen e Samuele Bernardini, che ha animato la zona della MX2, insomma a ridosso del podio. Poi le immagini sono tutte per Antonio Cairoli, che ha guidato serenamente, ha controllato il rientro di Romain Fèvre ed è andato a vincere la terza gara del supercampione su tre. Ha fatto Amplein, non ce n'era neanche bisogno, perché sarebbe bastato anche solo non partire quest'oggi approfittando della regola dello scarto, ma Antonio è qui per fare fondo, per avere delle letture assieme alla sua squadra da sfruttare già dal primo Gran Premio in Argentina il 4 di marzo. Si conclude così. Si concludono così le immagini delle highlights. Possiamo andare a questo punto a festeggiare i piloti sul podio, una premiazione piuttosto lunga, ampia, abbiamo vari titoli da assegnare e caro Davide, fai un po' di spazio sul furgone perché ci sarà bisogno. Prima però dobbiamo festeggiare nella maniera che più ci piace, con una clip Antonio Cairoli.
Eccoci qua, rientriamo per vedere la classifica ufficiale con Cairoli, Fevre, Van Orebeck, Leok, Vlaanderen, Nagel, Bernardini, i primi sette, poi Cervellin, Monticelli, Van de Mosdijk, Larragnaga, Tropepe, Jasikonis e Lupino in quattordicesima posizione. Adesso ci spostiamo sotto al podio per la festa finale. Come dicevamo, sono numerosi i premi che vedono Antonio Cairoli protagonista, ce ne sono di tutti i tipi, da quello della partenza al comando ad altri fisicamente sotto forma di coppa e altri sotto forma di regali. Cairoli fa bottino pieno, 240 punti contro i 200 di Romain Fevre, terza posizione per Tanel Leok, se ho visto bene, nel campionato, se mi viene confermato, con Van Orebeck che dovrebbe essere al quarto posto. Scorrono i nomi ovviamente di chi ha avuto la possibilità di giocarsi la carta della supercampione e ora però siamo sul podio. Vediamo quale dei premi arriverà per primo, se si parlerà di all shot, se si parlerà di settimana bianca. Caro Davide, fra un po' anche quest'anno mi sa che lo dovrai lasciare andare a sciare come è stato l'anno scorso a Capodanno, quando ha festeggiato l'arrivo del nuovo anno assieme agli amici inseparabili Matteo Bonini e Alessandro Lupino a Sestriere. Sì, stiamo parlando proprio di quello. Aspettiamo soltanto il segnale per vedere da cosa si comincia. Ecco, sono tantissime, potrebbe essere lecito iniziare dallo shot, visto che si parla di partenza al comando, quindi comincerei da lì con lo shot just one. Dovrebbe essere accompagnato da un bel assegno di 1000 euro, comunque lo vedremo fra poco. Insomma, Davide, ti chiedo con che sentimento vai in Argentina e con quale speri di tornare. Beh, diciamo, queste prime tre gare di Internazionale d'Italia sono andate benissimo, quindi è un bel trampolino di lancio per l'Argentina. Noi diamo sempre il massimo e cerchiamo che le cose vadino nella maniera migliore. Te l'auguriamo, siamo effettivamente pronti a questo punto, questa volta per davvero, con Cairoli che sta per salire sul podio per ricevere anche tutti gli applausi del pubblico di Mantova. Eccolo là che compare con a seguito tutto lo staff del team De Carli, sale sul podio, è già la seconda volta quest'oggi, sono innumerevoli le volte che l'abbiamo visto. C'è Walter Paolieri della ditta Just One che consegna il premio degli all shot, 1000 euro per Antonio. Niente male, direi. Vi potrebbe offrire anche una bella cena di pesce stasera in attesa di partire per l'Argentina. Sappiamo che la cucina, insomma, è un'altra delle sue passioni importanti. Sì, a lui gli piace spadellare, stare ai fornelli, gli piace molto. E arriva anche la conferma della settimana bianca all inclusive per due persone a Sestriere, con il nome ben impresso Tony Cairoli, messa a disposizione dal consorzio turistico Via Lattea per la stagione sciistica 2018-2019. Oltre a questo, Davide, c'è anche un corso collettivo di sci o snowboard a scelta per due persone offerto dalla Scuola Nazionale di Sci e Sestriere, quindi sì. Se potresti anche fare il furbo, non permetterglielo e usarlo, usufruirne tu assieme alla tua compagna o assieme a tuo papà, che si porta a casa anche un bel cesto che non è mai male sotto nessun punto di vista. Quando prima ti dicevo che dovrai fare spazio nel furgone, non scherzavo, insomma. E siamo ancora all'inizio, ecco, delle celebrazioni. C'è sempre posto nel furgone, ci credo. Puoi anche noleggiarne un altro di supporto per queste cose, credo di essere d'accordo con te. Torniamo seri, perché adesso c'è la premiazione della manche che vede il terzo posto di Jeremy Van Orebeck, il terzo uomo della gara di Mantova. Fa seguito così alla bella prestazione conquistata anche in gara della MX1, seconda posizione questa volta per Romain Fevre. Si sono invertiti le posizioni, ma è una situazione che abbiamo visto abbastanza naturale
durante questi internazionali d'Italia. La costante però è stata sempre questa, con al centro il furetto siciliano targato 222 Antonio Cairoli, Red Bull KTM Factory Racing, in mezzo alle due Monster Energy Yamaha Factory MX GP. Arriva Claudio De Carli e fa i complimenti doverosi a tutti e tre i protagonisti. Aspettiamo a questo punto Jacopo Rebecchi, che è l'assessore della polizia locale del comune di Mantova, che consegna i premi prima a Jeremy Van Orebeck con il terzo posto, poi sarà la volta di Romain Fèvre e quindi di Antonio Cairoli. Siamo sintonizzati sul francese, anche per lui un bilancio di questi internazionali d'Italia forse un pelo al di sotto delle aspettative, perché dopo la stagione 2015 noi ce lo aspettiamo lì davanti a lottare in maniera ancora più pericolosa con Antonio Cairoli, che conquista la coppa di vincitore anche della manche del supercampione di Mantova. Tocca adesso premiare il team manager e quindi la famiglia De Carli. Sta salendo il race director Giandomenico Baldi con una bella targa da sommare alla cesta precedentemente guadagnata da tuo papà Claudio De Carli. Grazie. Raggiante, un'immagine che abbiamo visto tante volte e che ci piacerebbe vedere per sempre. Sì, per sempre. Manca la targa d'oro che certifica la vittoria del campionato super campione, consegnata da Andrea Barbieri, coordinatore motocross nazionale. Bravo. Indovinate a chi? Tony Cairoli. Foto di rito per i tre protagonisti con le autorità che hanno premiato quest'oggi i piloti. È tutto? Non è tutto, manca ancora una parte importante, cioè quella del medagliere dei tre protagonisti del campionato, con Van Orebeck che conquista quindi il terzo posto, e quindi mi rimangio tutto quello che ho detto su Tanel Leuk. È stato il belga a conquistare la terza posizione, secondo Romain Fèvre e primo ancora una volta Antonio Cairoli. A consegnare le medaglie Giovanni Copioli, il presidente della Federazione Motociclistica Italiana, che è stato protagonista quest'oggi insieme a noi e che ci ha fatto piacere avere al nostro fianco a conferma della meravigliosa collaborazione con la Offroad Pro Racing, che ha diretto e prodotto questa diretta streaming, ma anche tutta l'organizzazione degli internazionali d'Italia come da sempre fa. Cairoli viene da una lunga lista di vittorie, ha conquistato 2013, poi 2015 e quindi ancora nel 2017 si è fatta doppietta sia MX1 sia supercampione. Abbiamo finito di consegnare i regali, te ne vorrei però dare uno a te per essere stato qua con me, Davide. Grazie. A commentare le gesta del tuo pilota. Due paroline sulla Roma, terzo posto in campionato, la Lazio dietro, sei ottimista? Sì, diciamo che il calcio non lo seguo molto, però simpatizzo la Roma. Non è vero. Essendo di Roma simpatizzo la Roma. Quando vince la Fiorentina contro la Roma gli mando sempre i messaggini per prenderlo in giro, capita raramente ma succede. Grazie Davide, grazie mille, ti saluteremo più avanti, però ci tengo davvero a farti arrivare il mio più sincero in bocca al lupo per la stagione. Grazie, 2018. Grazie a voi, grazie per l'invito e ci vediamo in Argentina, più carichi che mai. Mi sento di allargare l'in bocca al lupo da parte di tutto, di tutti i tifosi del motocross italiani, che ovviamente insomma gradirebbero moltissimo un certo tipo di festeggiamento, oltre a quello che abbiamo visto quest'oggi qui a Mantova, che ha chiuso il triplete degli internazionali d'Italia 2018 Selle Dalla Valle Series. Stiamo aspettando di vedere le interviste di Lorenzo Resta, che è là con Antonio Cairoli. Sì Marco, siamo qua ancora una volta, di nuovo con Tony, di nuovo il shot, di nuovo vittoria. È cominciato a prenderci gusto, mi sembra la stagione è cominciata nel migliore dei modi, insomma. Sì, siamo contenti, la stagione è iniziata bene, ovviamente il nostro obiettivo è quello di iniziare bene, senza infortuni, e arrivare in Argentina ecco pronti per il campionato. Lo sviluppo della moto è andato bene e un po' di prove le abbiamo fatte, ancora ce ne sono da fare, però siamo a buon punto sicuramente per il campionato.
Una bella notizia che arriva dalle parti del box di team per te, che eri preoccupato prima della partenza della gara. Sembra che tutto stia bene, in codice verde, era vigile, dunque non ci siano problemi particolarmente pesanti. Sicuramente è sempre un avversario, però è sempre anche lui un pilota come tutti noi, quindi poi team sicuramente è uno che merita molto rispetto e sono contento che sia bene, speriamo sia in forma, ecco, per il campionato del mondo. E allora in bocca al lupo per questo inizio straordinario di stagione e per quello che arriverà nei prossimi giorni. Grazie, crepi il lupo. A te la linea, Marco. Grazie Lorenzo, ma direi che la puoi tranquillamente tenere per i doverosi saluti. So che sei in compagnia anche di personaggi non troppo raccomandabili, è così? I saluti, ognuno di voi deve fare. Lorenzo, ti ripeto, insomma, se quando sei pronto con gli speaker della manifestazione, Giancarlo Ricciotti e Francesco Nadine, eccoli qua, tutti tuoi. Del pubblico, una delle due voci che sentono e ascoltano il motocross anche attraverso voi. Che dire, è stato un grande inizio di stagione, siamo solo all'inizio, sembra già di aver fatto tutta la stagione, siamo solo all'inizio. Tony ci ha esaltato come sempre, che dire, l'appuntamento ai prossimi appuntamenti, scusate la ripetizione, mondiali, quindi ci divertiremo ancora con Tony e con tutti gli altri. Grazie per averci seguito, grazie a Lorenzo, grazie a Marco che ci sta sentendo di là, grande lavoro, ma d'altronde la squadra è forte ed è una garanzia. Allora, da una voce all'altra andiamo da Francesco Nadile, l'altro The Voice dell'Internazionale d'Italia. Ciao Lorenzo, grazie a tutti che ci avete seguito, ringrazio anche te e Marco Gualdani, rinnovo i ringraziamenti che ci avete tenuto incollati agli schermi. Io do appuntamento ai prossimi round della Junior e alla Supermoto, seguiteci ancora sui canali di Offroad Pro Racing, ciao! E io invece voglio dare un saluto speciale intanto a chi è arrivato per ultimo, c'è il mio cameraman Ivo, a tutti i ragazzi della Provideo di Viterbo che sono stati veramente straordinari, una squadra fantastica con la quale abbiamo lavorato, avuto un lavoro bellissimo. Voglio ringraziare tutti quelli di Offroad Pro Racing, siamo tanti, siamo una famiglia e siamo tutti qui per dare il nostro meglio. Non è sempre facile fare le cose per bene, ma noi, giuro, tutti, dal primo all'ultimo, ce la mettiamo tutta per darvi uno spettacolo il più bello possibile. Grazie Marco, a te che sei là in studio e tutti i tuoi ospiti. L'innominabile non lo nomino, altrimenti mi licenza, ma grazie anche a lui che fa veramente un lavoro con il cuore. E speriamo di vederci l'anno prossimo di nuovo qua, seguiteci offroadproracing.it. Ciao ragazzi. Grazie Lorenzo, io ringrazio te per il prezioso contributo, forse da aggiungere resta soltanto la Federazione Motociclistica Italiana, restano i due ragazzi Andrea Spinetti e Giovanni Morando che hanno curato le grafiche, insomma tutti quelli che hanno lavorato a questa diretta che anche quest'oggi ci ha dato delle soddisfazioni incredibili, abbiamo ottenuto dei risultati che sinceramente ci aspettavamo visto l'impegno profuso in tutte queste tre gare. Grazie a Riola, grazie a Noto, grazie a Mantova, sono stati dei posti meravigliosi da visitare in cui provare le emozioni che abbiamo nei confronti di questo sport che si chiama motocross. È stato bellissimo, purtroppo è finita, ricominceremo l'anno prossimo per una nuova stagione, ma ovviamente tutti sintonizzati il 4 di marzo per il primo round del Mondiale 2018. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie.